In diretta dal circuito di Silverstone in Gran Bretagna, vai nel secondo ed ultimo round delle Fit Finals 2021, l'esclusivissimo evento che sta vedendo sfidarsi i primi 5 classificati dei 4 campionati, ovviamente organizzati da Formula Italian Team nella stagione agonistica 2020-2021. Amici di Formula Italian Team, ciao a tutta la chat, buonasera, benvenuti tutti quanti. Come di consueto, un caloroso saluto da parte di Raffaele Lelli per voi, Hiroshi. Insieme a me in cabina di commento troviamo il buon Ernesto Coppola in arte Mister X. Ciao Raffaele, buonasera a tutti. Come di consueto, le immagini sono in diretta e ci giungono nella pista, sempre ben curate dalla regia di Alessandro Pietracatella per noi tutti bendi. Buonasera a tutti. Come vedete, splende il sole sul circuito di Silverstone, sui 5 km, 891 metri e le 18 curve storiche del tracciato inglese, meravigliosamente tecnico, un crogiuolo di aerodinamica per affrontare questi 5 km, quasi 6 km. Lunedì scorso, leggevo dalla chat, purtroppo Davide si è perso il round inaugurale di queste finals al 50%. Raffaele out. Raffo out. Il coordinamento credo si sia disconnesso a Raffo Idex, o forse qualche difficoltà. Perdonatemi, mi sono bloccato, ma nei vari gruppi è arrivato questo messaggio. Pensavo di essere io out, invece credo sia Raffo Idex ad avere delle difficoltà a livello di meteo. Intanto arrivano anche un po' di spoiler, sarà tutto quanto nuvoloso il GP, dobbiamo ricreare la stanza purtroppo per delle difficoltà. Dicevamo che lunedì scorso abbiamo avuto la qualifica completa, è stata molto interessante, è stato bellissimo vedere che sono arrivati al Q3 i piloti e che almeno un rappresentante dei quattro campionati, ovvero F per la Prime League, per la Sport League abbiamo avuto sia Melissano che Top Inchestra, e poi piloti della Pro ed ovviamente i blasonati piloti della Master League. Stiamo quindi per chiudere tutto, essenzialmente il gioco, tutto quanto, per andare a ricreare la stanza per questa disconnessione di Raffo Idex. Quello che ci aspetta questa sera è un po' tardino, sono già quasi le 10, però sarà una 100%. Fila via abbastanza rapidamente qui a Silverstone. Se non viene la pioggia, Ernesto, non penso si rimetterà meteo dinamico. Sto andando a controllare sul regolamento, ma dovrebbe Vabbè, il essere come regolamento prevede nei campionati. che la qualifica la facciamo, non che arriviamo con la griglia. È lì No, non l'inghippo. ci saranno, non ci saranno penalità in ordine di griglie, di posizioni in griglia. Sto andando a controllare per il meteo, se riverrà impostato su dinamico o se si prende buono il meteo che c'era questa prima lobby. Raffa, ma per caso c'è qualche evento sempre su Formula 1 in vista dell'estate? Se ne parlerà direttamente nel 21. Io qualche evento sfizioso, magari o con le vetture classiche o con le auto multigiocatore, avevo in programma di farlo, soprattutto se GT Sport non riprenderà a piedi, perché a livello di calendario, di date, abbiamo il lunedì e il martedì impegnati. Tra l'altro, non so se la regia vuole favorirci, ha le immagini pronte, potremmo parlare proprio di assetto corsa competizione che partirà, se non vado errato. Sì, intanto scusami Raffaele, ma nelle immagini in sovraimpressione non c'è la tua fonte audio e te la ripristiniamo immediatamente.
Ok, Raffaele, ora hai la fonte audio. Molto bene, grazie mille. I poteri forti hanno tentato di tagliarci le gambe, ma noi ci siamo ancora. Grazie mille, Ale. E grazie mille, intanto, Tristan Semprini, anche per il follow 825, quota 1000. Dai, prima di chiudere con anche il discorso che, come detto, stiamo dando sovraimpressione, arriverà con Assetto Corsa competizione, che il 17 vedrà una gara di test, essenzialmente, mentre il 18 si punterà ad una gara di durata. Come vedete, ovviamente, dalle immagini, Gran Premio di Zandvoort in Olanda sarà curioso vedere anche le differenze tra Formula, ovviamente per quanto riguarda il layout, tra Formula 1, Laser Scan, eccetera, eccetera, chi lo ha fatto meglio, o in casa Kunos Simulazioni, che tra l'altro in occasione dell'ultimo Gran Premio della Master League abbiamo avuto modo di parlare con il CEO e co-founder di Kunos Simulazioni. È stata un'intervista molto interessante che vi consiglio ancora di recuperare. Con l'immagine di Seiale può favorirci anche ciò che riguarda GT Sport. Il giovedì, almeno per la prossima settimana, avremo questo evento amichevole a celebrare il team Porsche, il costruttore ovviamente Porsche, con la vettura GT4, la 911 GT4 e GT3, che si sfideranno sul circuito del Lago Maggiore, layout ovest ed est. Gare di, tra virgolette, durata 25 minuti, ma molto amichevole per riprendere un attimo la mano con Gran Turismo Sport. Poi arriverà anche lì un piccolo torneo a squadre anticipato da delle gare con go-kart, con F1 500, la nuova Toyota Yaris, vetture divertenti che daranno gusto alla guida. Si arriverà con la pista estratta appena si è in lobby, quindi ci saranno poche prove, tra virgolette, agonismo amichevole da track day. Quindi speriamo sarà una serata che i ragazzi potranno giovinare e divertirsi. Vedremo quindi se in tutto ciò, per rispondere ad Advanced Apple, riusciremo a trovare ancora uno spazietto per Formula 1 2020, qualche evento, una Summer League. Io più volte ho provato a spingerla, a riportarla in auge, anche e soprattutto chiacchierando con i piloti che si sono appena iscritti, insomma, perché vedono che i campionati sono terminati. La Formula Open, ovviamente, anche è terminata, probabilmente tornerà su F1 2021 ancora prima della pre-season. Vedremo se riusciamo a organizzare qualche evento, qualche garetta simpatica durante la Summer League. Si potrebbe provare. Ovviamente tutto ciò al massimo, abbiamo ancora metà maggio e poi fine giugno, credo che poi luglio e agosto ce lo possiamo prendere di pausa, anche perché a metà luglio arriverà il gioco, nuovo gioco. Ovviamente non si inizierà fin da subito con i campionati, sebbene il calendario diventerà ancora più stringente, si punterà immagino metà fine ottobre per quanto riguarda l'inizio dei campionati. Assolutamente sì, cioè, le faremo sapere, ben venga, e anzi grazie per l'interessamento, mi fa sempre più piacere. E vedremo se avremo modo di organizzare qualcosa sulla beta a Mic, visto che pare che quest'anno a livello di online i server saranno un po' più godibili, dovrebbero anche essere diversi i codici che almeno puntavano, ecco, a dare Codemaster. Poi vedremo quello che sarà, magari ne daranno due in tutto il mondo, però lì EA è sembrata voler puntare subito su una stabilità per quanto riguarda i server online. Testeranno anche il comparto offline, eccetera, eccetera, però almeno i dati pubblici sul sito Codemaster, non sto dicendo sul forum Codemaster, non sto dicendo nulla di segreto, Sì, almeno perché dalle intenzioni che hanno scritto sembra interessante. negli scorsi anni noi eravamo abituati del fatto che non si potevano postare neanche nessun video. Cioè, gli unici video che potevi fare, magari sì, li potevi registrare, però li dovevi mandare o nella mail Codemaster o a una mail specifica, oppure li dovevi condividere nella parte del forum segreta. Sì, vabbè, sì, c'è cioè, solo per quelli che hanno l'accesso alla beta. Quello sì, onestamente ci Ah, sta, non faremo mai live sulla beta. Quello è assoluto, ci stava benissimo. Al massimo, organizzarci, diciamo, tra di noi. Quindi, sotto questo punto di vista, pensavo a Formula 1. Ecco, se ne dovrà ovviamente parlare. Poi i vari piloti che avranno accesso alla beta, ovviamente video, eccetera, li potranno postare solo sì, lì. tra l'altro, È giusto, non. tra l'altro. Tra l'altro non possono essere neanche non in elenco su YouTube. Sì, sono fiscalissimi. Mettono dei codici apposta in basso a sinistra per appunto far riconoscere al content ID di YouTube eventuali Quello penso aiuti corrispondenze. anche per l'errore, perché è un Sì, numero però ha un doppio identificativo che. effetto perché Google, non so se hai mai usato l'applicazione Google Lens. Google Lens ti va ad analizzare tutte le scritte che ci sono nei font e
cioè nelle immagini, e non solo te le può anche tradurre, tipo anche fare, che ne so, riconoscimento di un monumento, posti proprio, fai una foto al Colosseo o inquadri il Colosseo con il cellulare, e Google Lens ti dice che monumento è, che cosa, la sua storia, eccetera eccetera. Anche un eventuale cartello stradale, per esempio straniero, fai finta è scritto in tedesco perché stai a Bolzano, per dire, ok, te lo traduce in italiano automaticamente. È fantastico. Quindi ci sono gli strumenti che vanno ad analizzare cosa c'è nel fotogramma, e vanno ad analizzare eventuali scritte. Quindi la tecnologia c'è per poterlo fare. Il discorso è che quello doveva arrivare è il fatto che comunque a loro potrebbe interessare il fatto che magari le community possano fare qualcosa a livello collettivo. Perché è proprio a livello collettivo che si notano vari bug o varie cose. Perché se uno si dovesse collegare nelle lobby, ok, però un conto è essere organizzati e quindi comunicare tra di noi, mentre se qualcuno si dovesse disconnettere o dovesse avere qualche bug, magari non c'ha quella interazione che c'ha in un gruppo. Quindi è importante comunque dare un po' più di spazio alle community, se vogliono veramente essere aiutati, se vogliono veramente fare un prodotto che vada sempre a migliorare. Darla a larga scala potrebbe essere molto interessante. Questo è stato fatto già a partire dall'anno scorso, ecco, dare più importanza all'online con anche un mini torneo, un mini campionato organizzato da proprio Codemaster all'interno della beta, tutto ovviamente gestito sul forum nella parte privata, quindi già l'anno scorso fa piacere che si sia puntato su ciò. Il problema dell'anno scorso fu che inizialmente dietro davvero pochi codici online si trovavano, se no 3-4 persone, duravano pochissimo le lobby perché facilmente quittavano, poi si era un po' frainteso, ecco, il concetto che sia del ruolo del beta tester. Ce ne ha parlato bene, come dicevamo, il co-founder di Kunos Simulazioni, perché non è un lavoro facile, non è ho il gioco in anticipo, mi faccio il campionato, quindi già l'avere così incentrata la prima parte subito, appena l'iscrizione alla beta puntata subito sull'online, quella fa già presagire che almeno ci stanno pensando. Poi insomma, ho visto Formula 2, ho avuto la beta fortunatamente dal 2017, la beta del 2018 era bellissima perché continuavi a finire in testa a coda in maniera stupida, partiva continuamente in frenata, al posteriore l'asse posteriore si bloccava ed era bello andare in testa a coda. Io mi ricordo con Luigi che ci divertivamo solamente ad andare in testa a coda perché era talmente reale l'effetto, stavi bene, eri in pace con te stesso. Poi sbroccavi quando magari c'era un po' più di competizione, però stavi bene, il modello di fisica era molto buono. Poi abbiamo visto invece il 2018 divenne un disastro a livello soprattutto di temperatura delle gomme, lì fu un problema con le sospensioni, se non vado errato, ci disse una volta Greco che c'era un problema a livello proprio di engine grafico, che poi tant'è nel passaggio del 2019 e ancora di più nel 2020 è stato rinnovato. Vedremo se dubito quest'anno, perché siamo un po' in una fase di cross-gen, stiamo ancora aspettando. No, è tutto pubblico, Lore, dai, quella parte era pubblica, dico cose che erano pubbliche lì. Beh, ma sono passati 2 anni, si possono dire. Ah, anche se i segreti. Tanto sì, vedo intanto che hanno abbandonato un po' di piloti. Sì, perché dice che la sessione non esiste più. Infatti anche a me ha tolto dalla stanza, è riuscito a rientrare ma ha tolto. Adesso ho provato a rientrare ma dice la stessa cosa, la sessione non esiste più. Poi per carità, vedi, noi non faremo mai campionato. Tanto abbiamo Raffaele, ti sei un attimino. Ok, aspettiamo un attimino che
Ok, c'è stato un errore di PSN, è esploso tutto quanto, praticamente sia lobby che party, me lo stanno comunicando anche in coordinamento, quindi ci assentiamo un attimo e torniamo al più presto. Io direi che ci fermiamo qui con il parlare della beta, poiché sono successe cose appena abbiamo nominato determinate cose. Concentriamoci quindi su quel che verrà, diamo uno sguardo a quanto accaduto la scorsa, non settimana, ma 48-72 ore fa, se non vado errato, si è corso lunedì in Belgio. Problema che non mi ricordo quando si è corso, poiché ero io alla regia. Bene, andiamo bene. Comunque, vittoria di Beh, Smokeman questo è da il normale Alzheimer. lunedì. Questo Ah, è bene, ottimo. il classico A Alzheimer posto. giovanile. Tutto regolare. Perfetto. Nella norma, ok.
Quindi, regolare. Smokeman, primo sotto l'ombra di Raskakki davanti a Matthew ed Alberto, tutti e tre in volata nonostante la pioggia finale. Quarto posto per Drago lievitato, poi Top Inchestrel, Stem, Tals, Melissano, Marco Gano, Flaminio, Long, Zed Promauro, Stefano Canino, F ed Emis. Tutti quanti a punti squalificato per essersi sdoppiato durante il regime di safety car MiG 1705, che comunque era arrivato ultimo, davvero tante difficoltà per il vice. Mi manca la classifica, non ho fatto caso se è vice Terzo, o terzo, terzo, ok, per terzo, terzo. il terzo classificato quest'anno in Master League. Mauro Gold era stato assente lunedì, ci sono stati il primo ritiro, quello di Danirco, poi Pozluca e Raffo Idex, che quindi non hanno preso punti. A livello di classifica ovviamente svetta Smookman con 5 punti però di vantaggio nei confronti di Matthew, non 7, poiché il sistema dei punti è 25, 20, 16, 13, 11, 10 e poi via via a scendere fino ad 1, e quindi prendono punti i piloti dalla prima alla quindicesima posizione. Ciò ci dà la classifica invertita e la griglia di partenza per questa sera, ovvero in prima fila avremo Emis ed F, quindi due piloti della Prime League. Terzo posto per Stefano Canino, vice campione della Prime League di quest'anno. Quarto Zed Promauro, quinto Dierlong, sesto Fit Flaminio, settimo Marco Gano, ottavo Melissano, nono Tals, decimo Stem, poi il campione della Sport League Top Inchestrel, il campione della Pro Drago Lievitato, tredicesimo Alberto, quattordicesimo Matthew, il campione della Master League Smokeman 845 dalla quindicesima posizione, Raffo Idex sedicesimo, e poi il campione della Prime League in diciassettesima posizione. Seguiranno invece Danirco, Miche e Mauro Gold in ventesima posizione. Assente però Danirco, quindi guadagnano già una posizione Miche e Mauro Gold. Purtroppo si è dovuto assentare Mirko Suriano poco prima a poche ore dall'inizio di questo evento. Ale, abbiamo il mosaico con i volti dei piloti da Discord? Sì, però in questo momento non hanno le webcam attive. No, va bene, se magari qualcuno attiva, giusto per gustarci un po' i faccioni, bellissimi volti dei ragazzi che siamo riusciti ad avere Sì, nel ecco, le corso stanno della attivando. seconda metà di stagione. Ah, lo vedi, si erano distratti, stavano facendo un break. La palese spaghettata delle 10. Volavano sfottò spiacendo. Ah, Stiamo ok. partendo comunque. Ah, sì, in effetti sento il timer, quindi direi che stiamo iniziando. Problemi, problemi dalla chat. Luigi, buonasera Luigi, buonasera alle spinnate, Lopez, che Andrea Bed, ovviamente tutti quanti i ragazzi che ci stavano seguendo fin da prima dalla live. Salve a tutti, guarda che bel volto, quanto è bello. Il problema, l'unico problema del dock è che, oh, finalmente, l'ha messa orizzontale, finalmente. Si prende poco sul serio, ci fa ridere tante volte, però mette spesso la telecamera in verticale. Adesso, guarda che belle gambine, ci siamo. Buonasera a tutti quanti. Era uno streamer, eh? Anche questo è vero. Buonasera quindi a tutti quanti i ragazzi che si stanno collegando in questi ultimi minuti. Si mette il guantino tattico anche Luca Flaminio. Pronti quindi a vivere questa 100%. Sarà una gara molto lunga, un'oretta e mezzo, quindi arriveremo verso la mezzanotte a chiudere anche queste Fit Finals. Se non vado errato, la quarta edizione di questo mini torneo, con tanto di trofeo ovviamente, che vede sfidarsi i primi 5. Quest'anno i primi 5, in passato erano sempre stati i primi 4, siamo passati a 5 per dare un po' più di senso al discorso del Kuno, che si è fatto lunedì ed ha riscosso un sacco di successo, sentito un sacco di piloti della Master League a dire: ma ce la proviamo a organizzarci un altro giorno, magari prima della Pro facciamo la qualifica al Kuno. Non sarebbe male, perché è stato davvero molto divertente, soprattutto poi il passaggio al Q2, tutti in pochissimi decimi, è stato molto molto emozionante, così come abbiamo visto in effetti la Formula 1 Reale in Spagna. Quindi è una qualifica, un format che quando obblighi i piloti a dover stare in pista, a dover girare, a dover andare forte per qualificarsi, perché a livello ovviamente nella realtà il mid team a livello a centro gruppo essenzialmente quest'anno è estremamente combattuto. Nel gioco siamo con le prestazioni paritarie, quindi anche magari l'accesso alla tagliola del Q1 può rivelarsi interessante, ma di solito ti saltano 3-4, visto che si punta a campionati con 18, in questa occasione certo 20 piloti, come detto, per riempire la griglia. La quarta edizione, grazie mille intanto ad Andrea Bradolato, no, ad Andrea Badolato dal coordinamento, grazie mille. Bracciolato.
Ma lascia perdere che al primo raduno distruggiamo tutto, troveremo il modo. Molto bene, direi che possiamo finalmente andare con le immagini in pista con il giro di formazione che sta per iniziare. Andiamo a ricordare quindi la griglia di partenza con una prima fila tutta marchiata Premier League con Emis ed Effe, seconda fila per Canino e Zedo Pro Mauro, quarta fila per il Dottor Long e Luca Flaminio, settima posizione per Marco Ganu e Melissano, nona piazza per Antonio Ternino, Talz 706, Simone Fracchiolla, Sdem, undicesimo Michele Secchi, Topin Kessler e dodicesimo Simone Carruba, Drago Lievitato, poi Alberto Foltran, Matthew in quattordicesima posizione, Smokwe in quindicesimo, sedicesimo Raffo Idex, diciassettesimo Pozzluga, diciottesimo SHZ Miche, ovviamente sempre lui Michele Scolaro e Mauro Gold in diciannovesima ed ultima posizione. Diamo uno sguardo anche a quello che sarà Legome, perché è una 100%, probabilmente punteranno tutti sulla gomma media. È così, tranne F e Stefano Canino, che come detto scattano dalla seconda e terza posizione, optano per una gomma soft per tentare di scappare dal gruppo di piloti blasonati che si partiranno appena dietro di loro. Forse per Canino, come detto nel corso della stagione, il tema del surriscaldamento della gomma è stato quello che l'ha allontanato dal titolo, nonostante per buona metà di campionato è stato lui il leader della classifica in Premier League. F nella qualifica in Belgio è sembrato davvero in palla, davvero pimpante, quindi forse con questa gomma soft riuscirà a sopravanzare Emis e cercare di fare ritmo, portarsi nello zainetto Canino, che qui in questa pista con il DRS potrà magari cercare di respirare un po' di più, visto anche i lunghi rettilinei. Certo si soffre un po' eventualmente di un innalzamento delle temperature giusto nel T1, ma è un tratto abbastanza lento, quindi anche con il pad non dovrebbe avere troppe difficoltà il vice campione della Premier League. Sarà un bel GP, con il fatto che tutti partono sulla gomma media, al solito ci aspettiamo una singola sosta, nonostante che se siamo al 100%, ma la pista di Silverstone non usura troppo e soprattutto la pit lane è troppo lunga, poiché sono circa 30 secondi, visto che il pit limit era impostato a 60 km/h, intanto a mettersi davanti a tutti Miche, ma a sopravanzare tutti quanti, e quindi abbiamo un 1-2 racing point per il momento, ma ovviamente SHZ Miche partirà dalla 18ª posizione. A livello strategico, quindi, come detto, ci aspettiamo una ventina di giri per la gomma soft per poi passare alla gomma media, inverso 30-32 per la gomma media e poi passare alla gomma soft portata dalla Pirelli. Ernesto, chi le vince queste finals? Poiché lì dietro dovremo stare attenti alla risalita di Alberto, Matthew e Smokman, che sono sembrati anche a livello di classifica sono quelli più quotati per vincere questa edizione. Secondo me, se riesce a trovare un buono spunto in partenza, può vincere Matthew. Bendy? Io invece vi dico che queste Fit Finals le vince Alberto 2-2-46. Tutto pronto allora per il via del secondo round di questa quarta edizione delle Fit Finals, Gran Premio di Gran Bretagna, che sta per partire con Emis ed Effe dalla prima fila. Stanno accendendo in questo momento i semafori. Attenzione al rilascio della frizione, la lunga corsa verso l'accenno di curva 1, ma sarà ancora più importante la staccata di curva 3, secca verso destra, molto stretta. Buono lo scatto di Stefano Canina, addirittura in 3, ragazzi, della Prime. In realtà perde tante posizioni Emis con F che gira davanti a tutti, poi Stefano Canino in seconda posizione, vedete in sovrimpressione Mauro Gold, ma non lasciatevi ingannare, un disastro nelle retrovie, finiscono in testa a coda due vetture, si è agganciata la Racing Point di Emis, se non vado errato, con Miche che è addirittura nono. Che grande partenza di Miche, ha approfittato della marmaglia e probabilmente anche del ghosting che ha aiutato in quella fase. Marco Gano si trova a panino con Miche e Topin Kessler, grande subito l'avvio, come detto, della parte del pilota della Racing Point, con ancora lì Talz che si è riuscito ad infilare anche lui nei confronti di Marco Gano. Splendida allora anche la manovra di Talz, che ha trovato un varco, ha seguito quanto fatto da Miche. Grande quindi la partenza dei due alfieri della Prime con Stefano Canino ed F, pessimo ancora una volta il rilascio della frizione purtroppo da parte di Emis, e poi si è trovato coinvolto in un contatto dentro addirittura alla Cops di Erlong nei confronti di Topin Kestrel, di Orgoglio, non so se si sta difendendo o è andato a sopravanzare il pilota della Mercedes. Fatto sta che i due erano ruota a ruota all'ingresso della Cops, ha tenuto bene all'interno Andrea Longagnani e si tiene in Attenzione. questa posizione. Attenzione che Miche sesto, Matthew ottavo, mentre Smokeman è ancora sedicesimo.
Vediamo lì davanti alla Stowin 3 tra Mike e Tomping Long, che perde due posizioni, costretto ad andare largo nella via di fuga. Scarta anche Antonio Ternino, Talza che sale in sesta posizione. Vediamo se anche Matthew trova un varco dall'esterno alla Vale nei confronti di Dier Long, che purtroppo in un amen, quando il gruppo è così vicino, così compatto, si trova a perdere davvero tante posizioni. Passa Mike, prova ad infilarsi Drago Lievitato, si stava rischiando un patatrack non da poco. Esce lento Drago Lievitato, allora si infila Stem per la nona posizione nei confronti del campione della Pro League. Arriva lanciatissimo anche Zeta Pro Mauro, lotta da Zeta Pro Mauro e Drago Lievitato, con anche un bacino tra l'anteriore destra e la posteriore sinistra delle due vetture cugine lì davanti. Intanto Tals, ah no, è la griglia, che è la classifica, pardon, che salta un po'. Tornano ai box invece Flaminio e Marco Gano, quindi ciò giustifica il fatto che abbiano perso così tante posizioni. Vanno sulla gomma soft e c'è un attimo da capire chi è stato tamponato Flaminio. in curva 3, perché Emis si è intraversato di colpo e è sembrato come se fosse stato centrato nel posteriore. Flaminio ha cambiato l'ala, Sì, che l'ho anche Marco. visto con il mio, quindi penso la macchina intraversata di Emis ha creato un ingorgo, visto tanti andare larghi a Sì. curva 3 per evitare la macchina e qualcuno si è tamponato. Direi che ha Purtroppo. aiutato il ghosting, perché ne ho visti tanti di sorpassi di piloti magari che hanno tenuto giù senza preoccuparsi troppo della situazione, e è andata bene, ecco, in campionati dove che sto vedendo, dove il ghosting è disattivato, sarebbe finita forse al primo giro, anche perché se non moderate i danni sono impostati al completo, quindi credo avremmo avuto una buona metà dello schieramento ai box e forse anche qualche ritirato. Anche certo la velocità è relativamente bassa in curva 3, perché se si arriva a lanciare dalla 1 e la 2 è la prima vera staccata che si ha nel corso di un giro qui sul circuito di Silverstone. Abbiamo avuto un secondo giro decisamente più calmo, qualche sorpasso ma più per assestare il ritmo del gruppo. Lì davanti continua a guidare FE, quasi un secondo di vantaggio, anzi adesso un secondo 0-1. Vediamo se Canino riuscirà ad attivare il DRS. No, resta chiusa l'ala mobile sulla sua McLaren. Da questa tornata si può attivare il DRS. Si avvicina leggermente intanto Matthew con Topping. Sale in Sì, un quinta attimo piazza del Matthew. recap delle gomme. Sì. Sono partiti tutti con le medie, tranne F e Stefano Canino. E poi, dopo la sosta obbligata che hanno fatto Gano e Flaminio, hanno messo gomma soft. Quindi penso nella speranza di una safety car di rientrare in gruppo. Io rispondo intanto a Davide Selli dalla chat. Avevamo proposto addirittura a Luca di restare in party con noi, ma lui è stato il primo a dire no, verremmo facilmente bannati, anche se determinate imprecazioni sono tra virgolette concesse qui sulla piattaforma viola, ma non sono, ecco, nel Attenzione, nostro stile. Mica su Melissano e passa alla Mick è stop. terzo, un grande classico, la sua Matthew estrema subito velocità. dietro. Matthew sì, quinto. Dopo aver passato Topping Gastrell, vediamo se Melissino riuscirà a restare in zona di DRS con Mike ad avere un ritmo più brillante. E immagino Mike riuscirà ampiamente. Non me ne voglia Stefano Carino, ma. Da Mike a Raffo Idex sono tutti nel Ah sì, secondo. appunto, al secondo, sì. E c'è Smokeman molto vicino a Mauro Gold. Vediamo se tenta una staccata qui a curva 3. No, rientra in sci, anticipa un po' la staccata, fa un po' anche di lift and coast, il pilota dell'Alfa Romeo. A livello di lotta proprio avremo un Matthew, quindi in questo momento campione per quanto riguarda queste finals. È ancora lunga, ancora 48 giri da dover affrontare, e un gruppo che è davvero vicino. Dice sì, Matthew campione, però Smokeman, se fai il conto, è sì e no 2 secondi, 2 secondi e mezzo. Certo, in mezzo ci sono 9 vetture, e tra l'altro Smokeman stava per attaccare alla Woodcock dall'esterno Mauro Gold, che è sembrato un po' piantato nel richiamo verso destra dopo l'Huffin. Se Attenzione che scivola non Mike, sembra. Mike su Lange Street potrebbe attaccare Canino. Prima del Maggot, costretto ad alzare il piede addirittura Smokeman, stava cercando un varco nei confronti di un Mauro Gold, sembra in difficoltà in questo momento Mauro Di Cristoforo. Mica. Intanto arrivano 3 secondi di penalità per Zeta Pro Mauro. Mike va all'attacco nei confronti di Stefano Canino, che non oppone nemmeno troppa resistenza dall'esterno della Stowe. Riesce allora Mike, vediamo anche Smokeman, questa Duncan. volta dall'interno, però nei confronti di Mauro Attenzione Gold. all'incrocio.
Sì, forse riesce a uscire più forte Mauro. Invece no, lì davanti uno scambio anche tra Zed Pro Mauro ed Alberto. Un incrocio di traiettoria da parte di Alberto alla 17. Tu ancora ruota a ruota, curva 18. Va leggermente all'arco Zed Pro Mauro che tenta di resistere in ogni modo. Dentro alla Hubby, in curva 1. I due ancora che resistono. Urca che ruotata che si sono dati Alberto e Zed Pro Mauro. Questo è merito dei danni al completo, impostazione completa. Diciamo che permette ai piloti di tenere giù a livello simulativo, soprattutto in un campionato. Non so quanto Zed Pro Mauro avesse deciso di resistere. Qualche pezzo d'ala sarebbe volato sicuramente. Probabilmente sì. E allora, Miche, vedremo se adesso riuscirà a ricucire addirittura nei confronti di F. È già un secondo e uno, quindi potrebbe già azionare il DRS sull'hangar stretto, che penso riuscirà a recuperare ancora un decimino qui nello scambio di Magots e Beckett. La Cops resta ancora lì sul filo, 1 e 1, ma porta davvero tanta velocità fuori dall'uscita di curva 9. Precisissimo, per essere un pilota padista è estremamente impressionante il ritmo di Miche. E la precisione soprattutto di guida, imposta quella linea, è un treno. Attenzione, Melissano e Matthew su Stefano. Canino all'interno, sempre alla Stowe, riesce. Qui Matthew si infila. Un altro giro. Vediamo, Matthew dovrebbe riuscire a tirare la staccata per l'interno, molto rispettoso Stefano Canino nel lasciare la traiettoria ideale a Matthew, che sale in quarta posizione. Rimane insieme a Melissanu alla caccia, provano a rimettersi alla caccia nei confronti di Miche, ma ci sono già 2 secondi. Miche potrebbe perdere forse qualcosina adesso in questo primo T1 nei confronti di Melissanu, che si trova dietro F, ma è un F onestamente in grande spolvero, ecco, qui un po' lungo per la verità in uscita dalla Arena, curva 4, poi postazione della 5. Accelerato meglio. In effetti potrebbe essere una tattica, il mancare completamente il punto di corda, però poi spigoli, stile MotoGP ed esce più forti. No, penso che la pressione ci sta. Di avere un pilota master dietro è molta. Tanto scambio tra le due Mercedes con Alberto che va sopra avanzare di Erlong. Non ha di certo il volo di Bottas Long, provato a resistere un po'. Perdonate. Doppia lotta F Miche, Melissano Matthew. E anche Zed Pro Mauro dall'esterno della Copse viene spintonato fuori da Long e si lancia anche Drago lievitato. Il sorpasso riesce, vediamo lì davanti, scambio tra la posizione tra F e Miche. Quel DRS è crudelmente facile, la manovra da parte di Miche che sale quindi al comando, può far poco F, però forse esce più forte. Attenzione, okay, che Miche non è stato così brillante. Si fa vedere nel dubbio degli specchietti F. Anche Matthew ha preso posizione su Melissano. Passato Melissano molto bene. Che comunque Drago la vettura in testa coda. Sì, è Drago. Verso la macchina è uscita da Stu. È sana, almeno l'ala visivamente. Non so se c'è stato un problema. Era vicino a Zed Pro Mauro, che poco prima si era toccato con Long alla Cops, ma una ruotatina anche lì, insomma, essendo in pieno, si erano accompagnati fuori dalla pista, era arrivata un avviso per Zed Pro Mauro, immagino anche con relativa penalità. Dalla telemetria ci risulta integra la di Drago. Molto bene, allora può proseguire senza troppi problemi il campione della Pro League per questa stagione 2020-2021. Ben inquadra cose a casa. Non è vero. Buonasera a tutta la chat, cosa è successo? C'è tanta azione, quindi c'è nessun problema. Ci salutiamo tutti i ragazzi che si stanno collegando. L'uovo peschi per Racchiale, buonasera Ale. Sì, ci sono 3000 duelli, è impossibile. Sì, perché quando è successo il sorpasso dietro, Miche si stava preparando, erano usciti appunto dalle Magots e Beckett. Sì. Quindi noi di solito come priorità diamo, cioè almeno da protocollo, dobbiamo dare priorità alle posizioni davanti. Quindi io ho seguito semplicemente il protocollo, altrimenti saremmo tornati indietro. Su 10 sorpassi, ma solo sì, uno possiamo dire. Attenzione che il duo Flaminio Marco. Sì. Attenzione che il duo Flaminio Marco Ganu sta recuperando. Hanno già recuperato tipo 7 secondi in 6 giri. Molto bene, la curva intanto è stata sempre la stessa, ovvero la 15, la Stowe con Smokewind su Zed Pro Mauro e Mauro Gold su DR Long. Dovremmo aggiungere nel protocollo il fatto che, ok, la regia sta seguendo quello, non c'è nessun problema, intanto Topping va a sopravanzare Canino, ma va lungo, e allora l'incrocio a parte Stefano Canino per riprendersi la posizione. Sono ancora affiancati due,
Addirittura alza Stefano Canino, lascia sfilare Topi Gessler, estremamente sportivo. Pilota di Catanzaro, si penso. lancia subito anche Tals. Non so se l'abbia fatto prendere il DRS. Forse anche quello, intanto anche Alberto nei confronti di Stem. Continui scambi di posizioni, ce lo aspettavamo, insomma, con i piloti della Pramac che hanno quel mezzo decimale in meno. Raffo Sarebbe Idex molto tenta offensivo. l'attacco all'esterno di Long. Ci ha provato. I due più volte come gatto e cane, ecco, però si Ancora, vogliono ancora. bene. Sì, adesso vediamo quanto. Tanto dovrebbe arrivare anche al sorpasso di tra poco, forse di Alberto nei confronti di Canino. Grande soprasterzo con la Beckett di Alberto. Con Canino che si fa sulla sinistra, forse più per far uscire dalla scia Alberto o seguire quanto stava facendo Tals. Mamma quanta velocità in più porta Alberto rispetto a Stefano. Forse già un po' in crisi di temperatura perché i tanti duelli di certo non aiutano. Apre, corregge addirittura la traiettoria. Ho visto il tuffo proprio negli ultimi metri da parte di Alberto 2-2 che va a sovranzare così. Stefano Canino 41. Vedremo dove riuscirà a trovare un ritmo più comodo. Anche in effetti lo stare così tanto in duello per F. Intanto si deve guardare da Matthew che addirittura dall'esterno della 4 ci prova nei confronti di F che mantiene la traiettoria ideale e mantiene ovviamente anche la seconda posizione. Adesso il DRS dovrà essere più agevole ed è effettivamente più agevole il sorpasso di Matthew nei confronti di F che si lancia ma con 3 secondi e 4 da dover recuperare a caccia di Mike, i due eterni rivali non solo qui su Formula Italian Team. Quarto posto è andato per Melissano, gruppo che inizia un po' a sgranarsi, iniziano a trovare il proprio ritmo e a livello di ritmo farebbe buon comodo per Canino magari trovare un pilota che non ne ha così tanto come Alberto, insomma, Masterly che magari Stem, Smokman, Zeta Pro Mauro potranno essere un traino e soprattutto un momento di lotta più calmo anche per gestire al meglio queste gomme soft. Stanno arrivando tante penalità intanto, sia per abbiamo 3 secondi per Stem, intanto Alberto con Tals. Ah, errore di Tals, le Beckets 3 ha secondi per tanta Tals. erba sullo pneumatico con Tals che accompagna verso prona addirittura Stefano Canino. Allora si infila Stem e qui una mossa molto da compagni di scuderia che abbiamo più volte visto Tals e Stem quest'anno in Sport League. Forse Stem ha mancato completamente il punto di freno, stava per centrare Tals, allora si infila dall'esterno Stefano Canino, primo spettatore e campione della Master League Smokman, che vede questi piloti fare delle traiettorie decisamente colorite. Stefano Canino intanto sta per essere sopravanzato Senta anche da Zella Pro Pro Mauro. Mauro. Sta succedendo di tutto. Ma che dopo Mauro Gold c'è una finestra, quindi potrà stare comodo lì, magari Stefano, rilassarsi un attimo, che in effetti con tutte queste vetture che si lanciano negli specchietti, lui il primo, come abbiamo visto, a correggere la traiettoria per evitare i contatti, si va ovviamente a stressarsi decisamente troppo, quindi magari si può accodare a Mauro e cercare di stare calmo, anche perché dopo di lui, dopo Mauro Gold c'è Dier Longhe, non è vero c'è Raffo Idex, perché non è vero c'è Dier Longhe, non è vero c'è tanta lotta tra Dier Longhe e Raffo Idex, ruotata tra i due, lotta McLaren Mercedes con Andrea Lucchiani e Raffaello Morca, lo dicevamo, gatto come cane, gatto addirittura all'interno poi all'esterno Raffo Idex nei confronti di Dier Longhe, i due spero si stiano divertendo davvero tanto, dall'esterno della Cops concede davvero poco Longhe. Vediamo se prima di Bacots ci starà anche, vista l'amicizia barra rivalità che li lega, non fare un sorpasso semplice con il DRS sul rettifilo, ma volersi togliere qualche soddisfazione. Sembra abbastanza impietoso ovviamente qui il sorpasso sull'Hangar Straight, però questa volta Raffo Idex riesce ad andare nei confronti di Long, è andato anche Stem? No, è andato Smokeman su Stem. Immagino dall'esterno, almeno dalla posizione che avevano a curva 15, la Stu. Intanto F Sì, è riesce a buono, sì. tenere corso ritmo, riesce a mantenere Melissano fuori dalla zona DRS. Sì, l'avevamo visto come detto anche nella qualifica in Belgio e soprattutto in gara, purtroppo nei primi giri è stato coinvolto in un contatto, ma poi a livello di ritmo non stava andando male Fabio Scarpato. Adesso terza posizione, tiene per il momento fuori la zona di DRS Melissano che deve guardarsi invece la Top Inchester, lotta tutta Sport League questa tra Pier Donato Melissano e Michele Secchi. Prova Ma il a favorire la problema di metà. Sì? F non è tanto la velocità di
di base, ma in quanto che se fa, se commette un errore o gli succede qualcosa, va in, completamente in tilt e poi ne fa una dopo l'altra. Proprio di velocità dimostrata, poi tilt di colpo. Oggi finalmente, buonasera Lore, sono usciti gli highlights del Belgio della Premier League dall'onboard di Lorenzo D'Amore, bellissima lotta sul cronometro che abbiamo avuto proprio tra F e Lorenzo D'Amore per la vittoria di quella 14° round di questa stagione, ovviamente, della Premier League. Io vi consiglio di andare a vedere gli ultimi minuti, soprattutto se siete un po' giù di morale, perché danno la carica per fare tante cose. Mauro gol dettato da sopravanzare Stefano Canino e anche Smoke è andato a sopravanzare Tals. E vedi, quello che dicevo prima, dovremmo aggiungere nel protocollo il fatto che il telecronista, se share, salva la clip per il DVD, così se Benji se l'è perso ce l'abbiamo, quindi dobbiamo cooperare, quindi potrebbe essere un'aggiunta non male, sì. Credo anche che comunque le gomme soft stiano un po' crollando, perché adesso F si vede vicino Melissano. Ma no, non solo, si potrebbe anche proporre a Codemaster di fare come in GT Sport, che magari è possibile inserire la tastiera, in modo tale che così ogni volta non è che io devo scorrere tutti i piloti per arrivare, perché è un problema, si perde del tempo, perché magari l'azione, il sorpasso accade in quella frazione di secondo e magari arriva quando sta il sorpasso a metà o è già concluso, no? Delle volte capita, oppure delle volte magari capita che è in fase di preparazione o in fase di lotta. Il bello di GT Sport è che può riempire la lobby con 16 piloti, poi uno dei piloti ha il replay salvato e puoi vedere tutto di tutte, sì, le vetture a posteriori, però anche mesi dopo ha la quindi possibilità che tramite la tastiera tu puoi andare, puoi in quella posizione, sì. Almeno te, ma ci i primi sono nove delle scorciatoie, con i primi con nove, se ci sono un po' di scorciatoie almeno in qualifica col joystick per andare di colpo, sì almeno anche durante gara. In gara non lo so, sì, con l'analogico destro. L'analogico destro mi cambia. L'analogico destro si cambia telecamera. Destra-sinistra. In qualifica invece mi porta proprio su un'altra vettura. Quindi qualche scorciatoia. Ti porta anche su un'altra vettura. No, a me non lo fa. Se gira a destra. No, sì. Io mi inquadro alla destra di Melissano. Allora, poi se premo una volta destra, mi porta su un Miga che è primo. No, a me non accade. C'ho il pad speciale. No, comunque sì, ci sono delle scorciatoie da dove metto, però no, però sul tastiera è molto, cioè, molto più comodo, perché sì, imposti veloce, da 1 a 9, ok, le prime 9 posizioni, poi da Q a P le altre posizioni, e quindi tu praticamente puoi tranquillamente. Tanto Smokeman su Alberto. Penso abbia commesso un errore, perché per un momento sono state esposte le bandiere gialle nel T2 e perde tante posizioni, esce lento verso la Cops Alberto 2-2-2, viene passato destra a sinistra da tutti, non sia da Promauro e da Stem. Oh, i tre! Occhio! No. Che panico! Fatti bravi, per favore! Fosse stato il 2018, agganci lag ed era la fine, tutti e tre a un muro, wow! Errore di Alberto. Attenzione, intanto Melissano ancora con F che resiste dall'esterno. Bella l'immagine con le due vetture che vanno a sfruttare tutta la pista. Si rilancia all'interno della Vail Melissano. Offre una grande resistenza F, che vedremo anche a livello di campionati dove riuscirà a lanciarsi. Potrebbe essere abbastanza indicativo questo GP per lui, per riuscire anche a capire dove proiettarsi magari nella prossima stagione. Stefano Canino è letteralmente crollato, a differenza di F. Sì, credo il fatto che F magari forse è riuscito ad imprimere un ritmo migliore fin dai primi giri. Stefano invece è rimasto un po' tra virgolette piantato, è arrivato tutto il gruppo dietro di lui, tanti sorpassi, tanto stress, e lo vediamo in questi 5 secondi all'incirca, forse anche qualcosa di più, 7-8 che ci sono in questo momento tra F e Stefano Canino. F invece ovviamente è stato bravo ad imprimere subito il ritmo, riuscire a scappare e anche a lasciare che il gruppo dietro di lui un po' si separasse, quindi adesso che arriveranno i rivali con il calo della gomma soft, sarà un rivale alla volta, non 8 che commette un errore e se ne infilano 94, quindi può anche gestirlo più facilmente la situazione. Soprattutto perché sì, Melissano tenta l'attacco, ma Topping è aggressivissimo dietro di lui. Ci
topping attaccato a Melissano. Sì. Però Melissano ha il DRS di F, quindi non riesce a sorpassare 3 secondi per topping. Non devo più parlare. Particolare al solito la vela, esce di 8 km, ma prego, nessun problema, 1 mm, no, no, palese guadagno, non la vela, la stop lì davanti, è ancora impressionante con quella sfida Mick e Matthew a livello di ritmo dall'ultimo aggiornamento, quando Matthew è andato a sopravanzare F era 3,5, adesso 5,6, quindi 2 secondi e 1 persi in 8, 9 giri all'incirca. Però è Sì. impressionante al solito. È il solito Mick, ecco, mancato lunedì, partendo dal foto perché era impegnato mentre noi disputavamo la qualifica completa. Arrivato partendo dal foto, era già verso la top 10, poi un contatto alla danneggiata e buio totale per lui. Probabile, Ma penso che non avesse neanche caricato il setup. sì. Tanto topping con Melissano dall'esterno della Cops, i due Niente. vicinissimi. Questi, Dovuto era alzare. un'altra ala che volava, simulazione, non... Sì. Oh, Melissano ha saltato sul salsicciotto interno. A me cosa si era un po' scomposto. Ma quanta erba, quanto terriccio che alzano. Nella realtà, secondo che abbiamo fatto a Silverstone, avevano allungato quel cordolo perché Sì. i piloti si sono lamentati che con la velocità che portavano a Becketts, sì, a Becketts, prendevano quel cordolo, cioè quell'erba sempre, e poi rischiavano di andare a muro in uscita se vanno per sempre. Direi che dovrebbero rivedere la velocità che portano Beckett, insomma, se c'è l'erba, c'è l'erba, anzi, a me dà molto fastidio perché sono impedito io, che non ci so dare lì sull'erba, il perdere decimo, che se ci provi una volta mi giro 8 volte, e invece gli altri riescono, quindi dico, insomma, se c'è l'erba, c'è l'erba, però va bene, dai. Smokman intanto è andato al sorpasso di Topping Kestrel. Smokman quinto, una volta che riuscirà a passare, se ce la farà, Melissano, ed è affidato anche Alberto su Farris. Alberto tenta di risalire, no, perdona, Alberto su Tals. No, come ho fatto a leggere Farris? Un saluto ovviamente al buon Cusco, caro Alberto Farris. E Alberto quindi sale in settima posizione. Diciamo che Smokman, se dovesse sopravanzare F e Melissano, forse è un'occasione su Melissano perché è leggermente lontano, avrà sì il DRS di F, ma non troppa scia, o almeno rispetto a quella che invece ha Smokman, che è sembrato anche anticipare un po' la traiettoria di curva 12 e 13 per provare ad uscire più forte verso Chappell. È uscito decisamente male invece F, da curva 14 si riavvicina Melissano, che tenta all'interno verso curva 15, alla Stowe, questa volta riesce a chiudere la manovra. Attenzione perché di nuovo l'incrocio di traiettoria da parte di F, che sta tenendo altissima la bandiera della Premier League questa sera. Ancora lì lotta per la terza posizione, dall'esterno alla Vale tenta di sopravanzare Melissano, di rispondere all'attacco, ma nulla di fatto, esce un po' storto Melissano, un po' troppo di traverso. E quindi F, attenzione a dare larghi lì all'ultima curva, in passato fioccavano 10 secondi di penalità, sembra essere stato risolto questo problema. L'impostazione di curva 1 è pessima però questa volta da parte di F22. Allora Smokman si lancia all'interno, staccata di curva 3-1 il campione della Master League, che è ancora ruota a ruota con F, bacino tra i due con F che resiste dall'esterno. Allora la traiettoria interna, vediamo se riesce ad uscire più forte da curva 5. Davide Semperboni dall'arena lanciarsi verso Brooklands, F molto non ha il vicino ad F, DRS. e credo l'abbia aperto tardi perché poi lo è andato ad aprire, Ah, quasi rischia di sì. tamponare Melissano, forti tira nella staccata Smokman. No, non gli conviene. Si è accorto tardi forse di avere il DRS F, oppure nel panico della lotta si è dimenticato di attivarlo perché l'ha andato ad aprire la mobile appena Smokman si era affiancato alla sua Alfa Tauri. Oh, decisamente Avviso troppo per F. largo, palese quella Cops. Non ci sono giri richiesti, però qui il gioco farà il suo corso. Ancora una volta cerca Ma delle linee più Smokman, strette, è uscito ecco. fortissimo, ci ha portato via gli adesivi, tutto. Stavo dicendo, Smokman non mi sembra tanto veloce in rettilineo e F commette un errore. Più che altro stavo per dire infatti che la traiettoria era ancora una volta molto, attenzione largo, F ci ha provato a restare largo, a parzializzare un po', però l'avviso è arrivato lo stesso. Poi in effetti abbiamo visto col gioco, soprattutto in Russia, una volta che si andava larghi di pochi millimetri, tanto valeva restare larghi, cercare di parzializzare un pochettino e perdere qualcosa.
per cercare di non ricevere l'avviso. Ci ha provato F, ma sono arrivati anche per lui 3 secondi di penalità dopo il sorpasso di Smokman, che infatti dicevo in curva 12 e 13 sembrava anticipare le traiettorie, girare molto più stretto, entrare leggermente più lento per portare più velocità in uscita, è andato sicuramente ad azionare la parte ibrida, insomma l'ERS, spalancare, premere sul pulsante sorpasso, essenzialmente ciò che doveva fatto sul suo volante, e per uscire fortissimo nei confronti di F, quindi ancora prima di azionare il DRS. Adesso per lui c'è l'ostacolo Melissano e poi 10 secondi se vuole riprendere Matthew. Il punto del giro veloce non c'è, giusto? Non credo. C'era appunto per la qualifica, ma non Il punto per la qualifica è andato è andato a a... Matthew. Però il sistema di punti, allora un attimo da capire, perché a livello di punti c'è scritto 25-20-16 i primi tre. Tanto Smokman su Melissano esce lento dalla ciappa e deve pizzicare troppo l'erba Melissano, allora Smokman sull'hanger straight riesce nel sorpasso. Vediamo anche topping su F. Adesso la gomma inizia a soffrire la softa di F, che ancora all'esterno. Oh, ruotata, doppia ruotata tra i due. Tra topping ed F non ci sta topping a resistere. Ancora una volta dall'esterno e poi richiamo diventa interno per topping essere le prova ad infilarsi anche Alberto. Ecco questo che diciamo che è accaduto a Canino. Si infila uno, si infila tutti. Alberto forse è anche un po' troppo aggressivo nel portare troppo fuori F. Ci sta, insomma, la curva si ha tanta velocità. Quindi può capitare, insomma, che si vada ad accompagnare il pilota troppo sul cordolo. Comunque F scivola in settima posizione. Quello che dicevamo prima con Canino, si infila uno, arriva tutto poi la carovana. Quindi adesso sicuramente, soprattutto perché Thales e Stam non vogliono perdere il DRS di Alberto, che va all'attacco di Topping Gas, che difende la traiettoria interna verso Woodcott. Dall'esterno si lancia Alberto 2-2-2, fa più strada ma porta davvero tanta velocità. Il richiamo verso destra per Luffield, riesce in una splendida manovra Alberto 2-2-2. Vediamo se Topping Gas l'ha tentato un incrocio, girare più largo per provare a prendere prima il gas tra virgolette in mano sul piede per portare tanta velocità verso la Cops. Difende l'interno Alberto 2-2, costretto quindi all'esterno Topping Gastrell. Si difende bene Alberto, che sale quindi in quinta piazza. Vedremo se Thales e Stam riusciranno a trovare un varco subito nei confronti di F per non perdere il traino di Alberto 22, che adesso, dopo aver commesso quell'errore qualche tornata fa, torna ad imprimere un ritmo decisamente interessante, soprattutto a pista libera, per provare a rimettersi almeno sia a Smokman, quando siamo nel corso della ventesima tornata. Ancora lunghissima e penso che per F sia il caso di andare ai box in questo giro prima che si lancino tanti piloti dietro di lui. Thales, che rischio! Scherzavamo a microfoni spenti di quanto è storto Fit Thales con quel nick. Quindi l'ha scritto storto apposta, ovviamente scherzando il buon Antonio. In giri di formazione vi consiglio di non farli mai dietro Antonio Ternino, perché vi fa male, avete il mal di mare. E lui ha scritto apposta storto il nome, così quando si intraversa, cosa che fa spesso, è dritto, quindi l'ho fatto solo per questo motivo. Dicevo, non sarebbe male in questa tornata o nella prossima la sosta per F22, visto che sta arrivando tutto il gruppone dietro di noi e siamo nell'ottica di un pit stop per i piloti che sono partiti con la gomma soft. Si lancia in questo momento Thales sempre verso Woodcott nel DRS, una mobile che anche F, che nel dubbio lui l'ha staccata, la sta tirando a tutti, va decisamente troppo largo per qui. E quindi perde la posizione nei confronti di Taz. Vedremo se anche Stam riuscirà a approfittare della situazione. Uno Stam che si porta molto vicino alla Red Bull di Zeta Pro Mauro. Ci sarebbe un po' di ossigeno, per F nel fermarsi in questo momento, perché c'è ancora spazio per fermarsi. Uscirebbe ultimo, ovviamente. Però Flaminio e Marco Ganu sono anche loro nell'ottica di un prossimo pit stop, visto i 17 giri su questa gomma. Davanti centro gruppo, più che davanti lotta tra F e Stam, con Stam che sembra un po' lento sul dritto per la verità, forse un po' troppo carico il pilota della Haas. Prova ad avere la traiettoria interna, ruotata tra i due, era straprevedibile purtroppo. Tanto torna ai box topping, questa è tanto anticipata, non so se c'è un danno per lui. Nessuno ha danni. Grazie, quindi vediamo. Anticipa la sosta, arriva la gomma soft. Oh, questa gomma soft allora fa più di quanto previsto.
E di quanto ho visto in Master League, intanto Zeta Pro Mauro con Sdem riesce nella manovra, i due ancora molto vicini, un pochettino di lag, un po' poco fluido Zeta Pro Mauro, attenzione perché poi lì c'è il ponte nell'accompagnarsi così fuori dalla pista, con Sdem che avrà l'interno di nuovo a curva 6, dall'esterno si lancia Zeta Pro Mauro, bloccaggio anteriore sinistra, richiamo verso curva 8 e Sono ce la arrivati. fa, ce la fa. Sono arrivati Mauro Golder a Fluidex. Eh sì, sono... ah, ma che gruppo! Non vorrei essere in F, onestamente, perché appena ti volti dietro, vabbè dai, magari ce n'è uno, due, no, quattro vetture indiavolati. Per favore, voglio solo andare in box. E allora F ancora una volta per correre Magoz e Backes, di un aggiornamento anche lì davanti con Miche che continua a guadagnare nei confronti di Matthew, che a sua volta è decisamente più stabile nei tempi rispetto a Smokwen, sono rimasti lì a 10 secondi, una volta che Smokwen è andato Ora sul bouncer Foidex. meleschiano. Raffoidex va al sorpasso di Mauro Gold con Fatta la il finta DRS. all'esterno e poi si è inviata all'interno. Bravo allora Raffaello Morgan, intanto torna in box F, si tira fuori dai guai di questo gruppone. E va nei guai invece la giallona di Melissano che si vede incalzata dalla Mercedes di Alberto 222, che vediamo se tanto un tuffo qui alla 3, no? Decisamente molto sportivo, forse c'era il varco, però decide di aspettare la zona di DRS Alberto Foltran. Livello di tempi girano decisamente simili, pochissimi millesimi più veloce Smokwen rispetto a Matthew. Alberto intanto va al sorpasso nei confronti di Melissano, traiettoria interna, sorpasso relativamente facile rispetto a quanto ci ha fatto vedere finora, quindi comunque bravo nell'aspettare, come detto, poteva quasi lanciarsi in curva 3, ma non ne sarebbe valsa la pena, cioè aspettato qualche metro per poi utilizzare il DRS. Sì. F è uscito addirittura dietro Flaminio. Sì. E Marco Ganu si è fermato in box per montare gomma media nuova. Mi aspetto la sosta tra pochissimo di Flaminio, tant'è che me l'aspettavo nel giro precedente, visto che è già una ventina di giri su questa gomma softa, che sono un po' il limite che ci aspettavamo. Vedremo con Topping, perché a livello di meteo la lobby è stata ricreata, quindi no, è tutto quanto nuvoloso, quindi non arriverà la pioggia. E magari No, puntano su qualcosa di diverso. ma fa 30 giri questa gomma in modo tranquillo. Il punto è che l'ha fatto più che altro per togliersi dalla scia, cioè stava in lotta con Talz, Sdem e Alberto, mi sembra, e quindi ha voluto anticipare per provare un undercut. Tanto nel mentre che ci gustavamo la lotta è arrivato qualche altro follow, Insane Fusco, se no, Insane Fusoc, pardon, follow e poi il settimo mese di abbonamento consecutivo da parte del dolcissimo Marco Luconi, Fitmark 17, 7 mesi di Twitch, puntiamo sui 1000 e non male, non male questa avventura qui sulla piattaforma Viola. Non è quello che ci aspettavamo, ecco, le sub, il dover creare il bevete, i pronostici, il fare il salottino, il seguire insieme la Formula 1 reale, ci siamo decisamente umanizzati. Intanto c'è lotta tra Emis e Dierlong, lotta marchiata tutta Prime, con Emis che ha all'esterno verso curva 9, l'incrocio, un bacino al posteriore della Mercedes di Long che nella vera traiettoria più interna ha portato poca velocità e due entrano ruota a ruota. A Magoz e Backez dall'esterno Emis, se non va per Prati, un bellissimo sorpasso, molto rispettoso tra i due, ma tanto coraggio da parte di Emis nel Beh, lanciarsi in quella parte della pista. stanno usando la stessa macchina, quindi ci Anche sta. quella, pulsante tactic, però è un po' uno schiaffo più che un tactic, perché insomma, ok, rispettarsi e divertirsi, ma come detto in precedenza con Raffaele, se subire poi un sorpasso così di smacco. Può dar gusto ad Emis, ma penso che Long vorrà rispondere in maniera altrettanto. Emis lo potrebbe utilizzare come sorpasso dell'anno. Anche sì, anche perché, ecco, ne approfittiamo anche per ricordarlo ai vari piloti, Lopez che ultimo giro, buonasera, tutti i vari piloti che ci stanno seguendo in live, è aperto, no? Il topic per inviare proprio i propri sorpassi dell'anno, una top 3 dei propri sorpassi che si sono effettuati nel corso dei campionati FIT, nelle finals, e se si è corso in Formula Europe a rappresentare Formula Italian Team, tra l'altro siamo in attesa a pochi giorni, se non vado errato, dei risultati ufficiali.
dell'ultima gara in Azerbaijan con la Formula Europe, una doppietta per Formula Italian Team che dovrebbe me aver messo in cassaforte il quarto titolo proprio della competizione internazionale. E per quanto dicevamo invece dei sorpassi, come detto, c'è il relativo topic dove i piloti possono candidare i propri tre migliori sorpassi che ritengono di aver compiuto in questa stagione. E poi nel Blu-ray verrà inserita la top 10 di tutti i piloti che l'hanno inviata. Se non vado errato, avevo aggiornato il foglio nel pomeriggio, dovremmo essere a 32 candidati per il momento. Quindi ci sarà da scervellarci 32 anche lì. piloti, 3 sorpassi ciascuno Oh, sarebbero mamma una mia, ho novantina. paura. È andato Val Sorpa. Ah no, sono un po' di piloti che tornano nei box con la gomma media. Sì, stanno anticipando. Hanno diviso più o meno la gara in due. Provavano a fare l'undercut, però si sono fermati tutti e quattro, quindi a livello di undercut non lo fa nessuno. Quanto riguarda Forse. la Europe, Sì. ancora prima di correre la gara, Ah, sì, appunto. Formula 1 Team dovrebbe aver già vinto il titolo per il forfait dei francesi, dei Mentalism. Eh sì, mentalismo. Dopo la qualifica, insomma, con la pole position di Smoke, vanno anche a impiumarci nei confronti della concorrenza. Raffo Idex che è in terza posizione e Long che purtroppo ha avuto delle difficoltà a livello di connessione. Diciamo, i Mentalism avevano avuto un ritiro, un altro pilota squalificato per qualche motivo strano, non so se era andato a commettere qualche errore in pit, insomma, partivano davvero in maniera arretrata sul gruppo. Purtroppo hanno deciso quindi di abbandonare la lobby, non presentarsi. Tanto Stam è andato a sopravanzare F, sì, con la gomma soft, ed anche Raffo Idex è andato a sopravanzare Flaminio, quindi F in questo momento si trova in difficoltà, poiché ha la gomma media rispetto alla soft giovane, fresca. Potrebbe magari riuscire ad accodarsi a Raffo Idex e provare, non sarà affatto Alberto facile, di tenere il DRS. Box Sì. risponde. Sì, Alberto è Benissano, e quindi anche dovesse succedere di tutto nel post-gara della Formula Europe, Ah. messo in cassaforte, insomma, questo quarto titolo per Formula Italian Team. Vanno sulla soft ovviamente anche Melissano ed Alberto. Vediamo dove escono con il gruppo, che prosegue solo Long, che è partito anche lui con la gomma media. Tutti i piloti che sono partiti con la gomma media stanno iniziando quindi anche loro a fermarsi. Pitlane lunga, quindi è passato agevolmente Long, è passato anche Topping Kestrel. Alberto dovrebbe avere pista libera, vediamo dov'è Tals, perché sembrava riuscire in un undercut nei confronti di Melissano, che no, è lì davanti ad un secondo all'incirca. Si è comunque avvicinato Antonio Tardino nei confronti di Pierdonato Melissano, una sfida tutta marchiata Sport League, visto Topping. Alberto, che vinse la Sport nel 2016, qualche giorno fa tra l'altro, ha ricordato questa sua vittoria con i Guarda, Donuts fatti ad Abu Dhabi sui social. Sì. Sì, dicevo, sono tutti in fila quelli della Sport. Melissano, sì. Taz, Demora, Fuidex, parte Topping, sappiamo avanti. Box per Matthew, anticipa. Smokeman in un modo o nell'altro, no, è un po' falsato perché si è fermato ai box in questo momento Matthew, però era all'incirca sui 9,7 il distacco tra Matthew e Smokeman. Vedremo quindi questo giro in più dove porterà Smokeman. 9 secondi sono decisamente troppi, sia da colmare con un undercut, figuriamoci con un overcut. E quindi Matthew mi era sembrato abbastanza lontano anche nei confronti di Piquet, quindi dovrebbe cambiare poco. Dovrebbe forse lui andare appena davanti a Long, poiché Long arriva ora sul rettifilo principale. Matthew disattiva adesso il limitatore, quindi dovrebbe farcela, stare appena davanti al pilota della Mercedes. Sì, anche Sì. abbondantemente. Long entra ora in curva 1, Matthew è già in uscita dalla 4. 5 Scambi, secondi. un po' di scambi tra Drago Lievitato ed F, anche tra Emis e Pozzlu e Stefano Canino. E a posteriori, ovviamente, il partire con la gomma soft non ha pagato, visto che tutti quanti dietro scattavano con la media, quindi a livello strategico c'è stato il discorso inverso. Ma vedremo, perché a livello di usura gomma, soprattutto se sono tutti quanti così vicini che si danno battaglia, forse per F una possibilità di entrare nei primi 10 c'è ancora. Lui si è fermato che era lì a giocarsi il podio, ma insomma sono risaliti F Smokeman, Mick e Matthew in tante, quindi potrebbe complicato. ritornare nei 10 solo se esce una safety car.
Vediamo, io sono convinto che crollerà questo software negli ultimi giri, invece F riuscirà con la gomma media a provare almeno ad insidiare per la top 10, anche perché sono Oh, aspetta, inoltre. fammi controllare le penalità, che Ah, anche sì. potrebbe essere. A livello di penalità hanno tutti minimo 3 secondi, fatta eccezione per Minkes, Monquen, Matthew, Pozluca, Marco Gano e Fit Flaminio. Allora, ti dico al volo, ci sono 12 secondi per Raffo Idex, Porca. 9 per Long, 6 secondi per Zeta Pro Mauro, Tals, Sdem, Mauro Gold ed F e Stefano Canino, 3 secondi per gli altri che hanno penalità. Quindi Topping, Alberto, Melissano, Drago e Davis. Ok. Esatto. Tanto mi sono stati notificati ora, pensate, 3 secondi di penalità per Stem, quindi. Stem ne ha 6, sì. Ok, molto bene. Proseguono lì davanti, intanto Miche e Smoltman. Torna ai box invece Miche. Immagino farà lo Pensate che stesso. abbiamo pure una lotta tra campione e vicecampione Pro League. Le E retrovie. allora tra Drago Lievitato e Mauro Gold, sì, con Drago che è arrivato negli scarichi della Ferrari di il boss Mauro Gold, King of Path, insomma, l'abbiamo chiamato in ogni modo nel corso degli anni, lui che si giocò il titolo della Master League nel 2015 contro Sutil 69 FU. Tanto Mike box, smoke one continuo. Particolare la scelta di Davide di continuare. Anche considerando che non c'è il punto del giro veloce, quindi è una gomma un po' più fresca per provare a prendere quel punto. Lì davanti un po' di lotta tra Stem e Raffo Idex con anche Tals. Lotta tra tre grandi amiconi, sono addirittura in tre. Bellissima questa immagine con Raffo Idex dall'interno che fa un sorpasso clamoroso, semplicemente. E prova a rilanciarsi E ci addirittura sarà clip. Tals. Tals si rilancia dall'interno nei confronti di Raffo Idex. Riesce alla fine a chiudere la manovra Raffo Idex Stem, all'esterno. stem. Si infila anche Stem che esce più forte dalla Veil. Vicinissimi due, molto rispettosi. Sono stati decisamente compagni di scuderia questa sera. Questa sera e anche nella stagione. Dai, no, volevo dire nella stagione, ma mi è uscita questa sera. Che Tarzo ha perso la sono macchina. sterzo di Tals. Particolare perdere da lì. Ed anche particolare il fatto che si è rimasto un po' piantato sul dritto. Forse sembrava quasi voler lasciare andare Stem. Li ha infinocchiati tutti e due. Uno splendido Raffo Idex. Intanto Topping va a sopravanzare di Erlong. Io non ho sorpassato mai nessuno quest'anno. L'ho schiacciato. Andai. Mannaggia. Se sono passato da solo. Quando la sbinni è un sorpasso anche di solo. È il posteriore che ti supera. Quindi è efficace come mossa. Vediamo, ho l'impressione che non sia fatto finita. Intanto tra Tals, Stem, anzi, stanno arrivando anche Mauro Gold e Drago Lievitato. E quindi, vedendo quanta lotta ci aspetta tra questi 5 piloti, per F non è del tutto scontato non andare in top 10. Quindi, nel dubbio, l'importante è non prendere penalità. Tanto Matthew ha fatto registrare la migliore prestazione in 1:27:249. Attenzione, lotta Flaminio Marco Gano. Flaminio si è fatto il box e ha rimesso un'altra soft, giustamente. Questa è una lotta che sa di commento della Sport League del 2014 con un Marco Ganu. Attenzione alle bandiere gialle di Trenor, ritiro di Emis sull'Hanga Straight, Sì, tanto al centro del rettifilo praticamente. l'ha Effetto persa. del C'è prolungato. Virtual safety car. Virtual. Perché ho visto, ha preso 3 secondi. E poi la macchina schiantata sul muro a sinistra, quasi all'altezza del ponte. Purtroppo ha messo, quindi termina così Sarà le sue andato fit finals. leggermente largo in uscita, probabilmente. Probabile, sì, sull'erba, Intanto sulla destra. Stefano ne approfitta e va in box. Stefano Nel Canino. dubbio, sì, mette una gomma soft per almeno avere un ritmo più brillante. E magari vedremo se. Certo, implicherebbe il ritiro di un altro pilota, però una safety car lo potrebbe allora rimettere in gioco, visto che lui avrebbe già fatto la sosta. È finita, certo. Sì, termina ora il regime di forza. Ci ha E provato smocco Smoke in ad entra. andare. Quasi! Fosse arrivato 10 secondi prima se la giocava con Matthew. Matthew che va tra Zeta l'altro pro all'attacco! lume. Mamma! Passato Che una ho visto. freccia! Sono arrivato un Borgo con Zeta Pro Mauro, ho passato un lampo rosso! Io ho Ma visto, cos'è? andato un bordo con Zeta pro lume, l'ho visto. All'improvviso si spostava a destra e un qualcosa che passava a sinistra.
velocità di curvatura mettilo all'esterno. Ma tanti bei sorpassi questa sera, davvero bravi piloti, complimenti. Smokman sta per, no, ce ne vuole ancora per disattivare il limitatore e penso quei 10 secondi saranno lievitati nei confronti di Matthew, visto che Come Mattia ha Drago. già fatto 3 tre... Mannaggia, per mannaggina. E poi ci dicono: ma no, dovete essere seri, non fate just chatting. Ma dai, ce l'abbiamo sempre sulla punta le battute, sono pronte, dai. E sono tutti assist Ah, sopra. anche questo è vero, questo è più uno al fantacalcio. Grazie. Allora, Smokman quindi è rientrato a 12 secondi nei confronti 13, essenzialmente siamo a 12 e 9 nei confronti di Matthew. Vedremo se ciò si rifletterà magari in una risalita da parte di Davide Semperboni negli ultimi giri. Vado a cercare un attimino il discorso dei punti, dell'assegnazione dei punti, perché per il momento abbiamo Smokman 25, Matthew 20, Alberto 16. Terminasse così, avremmo Matthew quindi a 40 punti, mentre Smokman a 41. Quindi per un punticino, Adesso c'è da capire quali sono i punti per la pole position che vado a cercare. ti dico subito. Ah, grazie. O se nei 25 e i 20 punti che ha Matthew sono già considerati quei due punti magari della pole, magari il sistema punti è 25, 18, 16, 13. Mi sembra strano in realtà che però che ci siano due punti tra il secondo e il terzo posto e tre tra terzo e quarto. No, già sono contati i due punti della pole, che è 25, 18, 15. Tanto si scambiano le posizioni, perdonami, al last U. Raffo Idex e Tals, con Tals si rilancia dall'interno alla Vale, vicinissimi due. Con Raffo che resiste, che gran bella lotta. Primo spettatore esterno e dall'esterno Tals chiude uno splendido sorpasso. Vicinissimi due, quasi si danno una ruotata sul dritto. Ruota ancora in curva 1. Con Stam che forse cerca una magia dall'interno di curva 3. Decide di desistere all'attacco. Tals si lancia dall'esterno, una grande staccata, entrambi a ruote fumanti. E richiamo di curva 4 in momento favoriscente agli Ternino. Grande sovrasterzo da parte di tutti e tre i piloti, con anche Sam che non sa dove infilarsi per provare a passare entrambi. Hanno fatto già una decina di curve, ruota a ruota, Tals e Raffo Idex si sono lanciati già dalla Copsa, ancora restano lì fianco a fianco, vogliono fare tutto il giro insieme. Raffo Idex e Fit Tals 706, Raffaello Borghi ed Antonio Ternino ancora fiancati, la pista si stringe, vanno quasi sul cordolo insieme, fanno delle traiettorie decisamente particolari nell'accompagnarsi. Ed in tutto ciò Stamp davvero non sa dove infilarsi. Finalmente Raffo Idex riesce almeno alla Cops a stare davanti a Tals 706, ma ho l'impressione che di nuovo sono anche a straight. E Antonio Ternino si rifarà vedere, o a destra o a sinistra, a lui la scelta di quale traiettoria scegliere. Certo, la carreggiata ampia sta permettendo queste manovre di resistere, di restare affiancati. Arriva Tals nei confronti di Raffo Idex, traiettoria interna. Raffo Idex che porta tanta velocità dall'esterno, ancora una volta resiste nei confronti di Tals. Stem che si fa vedere negli specchietti. Urca! Tals ci ha provato a fare la mossa alla Vettel, poteva finire davvero male. Grande il sovrasterzo da parte di Tals, che perde metri nei confronti di Raffo Idex. Urca, che lotta! Dicevi i punti, Ernesto? Allora, dicevo che i punti sono 25, 20, 16, 13 via e te. dicendo. E quindi non sono stati ancora conteggiati i due punti della qualifica a Matthew per un errore nel Trucks. Quindi in realtà sono 22 per Matthew. Ok, intanto Melissano anche lui a sopravanzare di Erlong dopo che abbiamo visto qualche turno da falso al passo di Topping nei confronti di Long. E quindi in questo momento a Grassini avremo 25 per Smokeman, 22 per Matthew. Il che significherebbe che andrebbe non a perdere di un punto Matthew, ma a vincere di un punto nei confronti di Smokeman. Quindi vedremo chi riuscirà a portarsi a casa il trofeo. Ancora 19 giri al termine di questa ultima gara con le Fit Finals. Al solito la pista di Silverstone, lo diciamo, con la carreggiata ampia, permette tanto, permette anche, forse è una delle quelle piste che anche i piloti riescono a rispettarsi molto nei duelli, perché è decisamente sinuosa, non ci sono muretti estremamente vicini, cordoli sì, ok, magari in alcuni tratti c'è l'erba, ma lo abbiamo visto in uscita da Michaels e Becketts, non porta a questo palese sovrasterzo, a questo testacoda, al fatto che non la puoi nemmeno sfiorare. Anzi, abbiamo visto proprio di sfruttarla e più volte, quindi abbiamo visto dei bei duelli, soprattutto in queste gare,
più amichevoli. L'abbiamo visto nella Master Race dell'anno scorso per festeggiare i 10 anni di Master League, nella Virtual Charity Race, con anche in pista è stato bello rivederlo Nico Fiore. Anche lì ci sono state tante lotte fino all'ultimo giro per vincere quella, maniera simbolica, vincere quel GP. Insomma, è stata un'iniziativa per raccogliere fondi. Insomma, l'anno scorso, all'inizio del periodo di pandemia dovuta al Covid-19, insomma, una bella raccolta di fondi. Abbiamo avuto davvero tanti ospiti, tra cui Luca Filippi, insomma, magari quello più blasonato. Dimmi, Lore, intanto vedo dal coordinamento che mi scrive e chiede cose, dimmi tutto. Tanto ci ha provato Talz a farsi vedere nei confronti di Raffoidex. Prosegue questa lotta senza esclusione di colpi. Lì davanti il distacco si aggiorna tra Matthew Smokman a 10 secondi e 5. Sono tanti. Raffaele, avete considerato i punti del giro veloce nella classifica? Il giro veloce in gara non c'è. Lore, c'è solo nella i punti Aspetta, per la pole. sto andando a Ah controllare no? adesso. Ah, c'è. E qui è un continuo colpo di scena. Sì, c'è. C'è il punto del giro. Non lo so chi l'ha fatto in Belgio. Giro veloce accettato per Smokman in Belgio. Allora sarebbero 1.44 700 pari punti. in questo caso. Quindi saremmo a quota 26 per Smokman e 22 per Matthew. Saremmo pari. Vediamo chi ha fatto il giro veloce, poiché l'ultimo aggiornamento era di Matthew. E allora forse. Ad invece c'è la Smokman 1.26.4. Allora vuoi vedere che Smokman ha allungato quei tre giri per fare il punticino, per fare il giro veloce e prendersi quel punticino? Sarebbe assurdo, perché non lo sapevamo noi al commento, non lo sapeva l'organizzazione tra un po'. E lo sa Smokman. Ci sta, i piloti se li fanno bene tutti questi conti. Magari vuole quel trofeo ad ogni costo. Davide Semperboni ha deciso di allungare per far ciò. È splendido tutto ciò. Ovviamente parliamo questa volta senza condizioni di causa, senza dover aspettare il post-gara, perché c'è poco nelle fit finals di post-gara. Tanto il cielo. Se. Oh, Raffoidex alla Cops! 2, 3, 4 controlli di traverso. Dato per Prati, resta ancora davanti a Talz, ma prendendosi dei grandissimi rischi. E dicevo, se non fossi sicuro che abbiamo messo tutto il meteo nuvoloso come la prima lobby che era stata avviata, direi quasi che un po' di pioggia potrebbe arrivare, poiché sulla sinistra, all'esterno della curva Kops, si stanno addensando un po' di nuvole grigie. Quindi sarebbe interessante, però insomma, sappiamo che non arriverà invece la pioggia. Talz è andato vicinissimo al posteriore di Raffoidex alla Vale. Intanto ringraziamo anche comunque chi lavora nell'ombra, Lore, per averci suggerito anche questo discorso del giro veloce, Andre, che adesso si sta adoperando per sistemare il discorso dei punteggi. Quindi grazie mille. L'ho fatto io. C'è anche competizione per aggiornarvi. È stata una lunga stagione, ma guarda quanta voglia hanno questi ragazzi. È bellissimo tutto ciò. Si scherniscono i due. Ci riprova intanto Talz, si fa vedere negli specchietti alla Woodcote nei confronti di Raffoidex. È uno splendido confronto tra i ragazzi della Sport League. Penso che si stiano divertendo su una distanza di gara a cui non sono abituati a Anche, sì, è correre. vero. Una delle poche volte che vediamo Talz su Raffoidex alla Cops e Sì. Raffo così lancia dall'esterno e va largo, va largo. Avviso. Si infila Stem ed serpeggia? Quasi, pensavo volesse infilarsi addirittura sulla sinistra di Talz. Si infila alla destra di Raffoidex poco prima di Maggots, sale in ottava piazza, ma c'è davvero poco, un po' soprattutto per le penalità, c'è davvero poco di certo, visto che Raffoidex si rilancia, urca, lo colca, cosa ha tenuto? Cosa ha tenuto? E fa anche un bel sorpasso per rilanciarsi nei confronti di Stem. Ci vogliono far perdere la voce a questi ragazzi. E Vogliamo perdere qualche anno di vita. ci tengo a dirlo, tre ragazzi cresciuti nel vivaio della Prime League. Anche questo è bello da dire, visto che Talz ci corse, esordì qui su Formula Italian Team in Prime nel 2017. Nel 2018 l'esordio da zero per Raffoidex e Stem. Stem si presentò alla prima gara facendo un tempo in qualifica su una gomma e in gara dicendo: perché mi hanno messo quella gomma con. Quindi pensate quanto poteva sapere poco anche del gioco. Quindi Mi ricordo che entrambi esordirono a Baku e a una 50% fecero due soste. Sì, Raffo e Stem, Raffoidex e Stem. ad oggi invece sono
decisamente maturati. Raffoidex si rilancia all'interno di Antonio Ternino, che in quella stagione d'esordio fece una gara incredibile a Monaco. Insomma, la stagione fu un po' funestata un po' dalle assenze, ma anche dai tanti ritiri, poiché nel 2017 le vetture, una volta che partivano in sovrasterza, erano decisamente più complicate da gestire. I muretti erano tanti vicini, la fisica era un po' birichina, i contatti larghi soprattutto, tanti ritiri per talzi, tanti La incidenti. safety car che non c'era. Anche questo è vero, ma a Monaco, dove semplicemente doveva guidare, dove era da solo, partito dalla pole, vittoria con ampio margine nei confronti della concorrenza, quindi fece vedere che se non combina qualche stortezza delle sue, quando è in giornata è davvero uno splendido pilota. Intanto distacco di Matthew da Mika è arrivato a 10 secondi e mezzo, mentre Smokman è ridotto a 9 secondi e mezzo, e dietro c'è Pensato Pro Mauro che è attaccato ad F. Sì, inesorabile l'avvicinamento di Smokman nei confronti di Matthew. Decimo dopo decimo, una formichina mette da parte ancora 14 giri. No, no. Sono troppi, a meno di un crollo della gomma di Matthew. Sono più fresca di 4 tornate la gomma soft di Smokman rispetto a quella di Matthew, però non penso ci sarà un calo così palese. Sono invece curioso di Topping, perché come detto è lui che ha anticipato tutti quanti, è già al 16° giro su questa gomma soft. Ed è attaccato da Alberto. Sì, Seattle Promoto intanto va al sorpasso di F per la 12ª posizione. Eh sì, anche adesso di 5 piloti sport 4 vengono dalla Prime. Sì, perché in effetti anche Topping Kester, anche lui corse nel 2017 insieme ad Advance Sì. Apple. E Melisano, Melisano invece stagione d'esordio per lui su Formula Italian Team, esordì direttamente in sport. Esordì in Belgio, mi sembra. Topping, insieme ad Advance Molto probabile, sì. Per loro incredibile, ricordo la lotta ad Austin sul lunghissimo rettilineo che porta alla staccata che unisce due tornantini, addirittura ad accompagnarsi verso il guardrail, a saltare fuori dalla pista. Anche lì fu un'immagine molto molto pericolosa, visti i contatti lag che abbiamo poc'anzi citato, quindi fu davvero, è un bel vivaio quello della Prime. Sì, sicuro in Belgio c'erano. Grazie mille, Lore, che questa sera non abbiamo il multiquality, almeno quando stavo vedendo in precedenza, almeno ci sta seguendo anche in questo modo, che non è da Ma poco. Grazie mille a tutti i adesso ragazzi. mi è venuta la curiosità di andare a controllare quando hanno esordito sia Topping che Advanced. Tanto Super Blutone, ringraziamo anche lui per il follow, soprattutto per la difficoltà nella gestione della vettura quando parte di posteriore, quando si innesca il sovrastarcio. C'è una domanda da Davide Selli. Non so se è riferito al 2017 per quel discorso che facevamo, oppure ad oggi, soprattutto per la difficoltà nella gestione della vettura quando parte di posteriore. Io ad oggi Allora, onestamente sì. intanto che ci pensi, ti dico che a quel giorno hanno esordito in Belgio. E ripeto la domanda che forse fosse da un po' Ah, più ok, no, buco. si riferiva al 2017, Davide. Ah, Qual era il problema della gestione del posteriore al 2017? Era che, almeno io, per quanto ricordo da pad, era in effetti anche poi la mia prima stagione su PlayStation, su Formula Italian Team, ero decisamente piantato. Però era la sensazione di essere completamente in balia, non avevi quella risposta del fatto che provavi a parzializzare, insomma, hai la trazione posteriore, dai un po' di gas e cerchi di far pattinarlo il posteriore, provi a girarla in qualche modo, provi a dare un senso di controsterzo, qualcosa, provi a pizzicare un po' il freno anteriore per bloccare, puntare la vettura verso l'interno e non girarla del tutto. Invece io ricordo il 2017, era troppo leggero il posteriore. Mi piaceva nel 2016, però lì le gomme erano più sottili, c'era tutto ciò era bilanciato da una gestione della gomma che premiava se eri bravo a gestire. Nel 2017 invece fu l'anno dove si appiattirono le strategie e questo senso di leggerezza al posteriore, almeno io non riuscivo davvero a digerirlo con il pad. Cioè, sembrava di avere pochissima Ok, corsa nei nel gomiti. 2017 bisognava andare molto di short shift sia in Anche sì. accelerazione che in frenata, proprio per evitare che la macchina prendesse coppia e ti scaraventasse fuori pista con sovrasterzo.
Sono un po' le Formula 2 che abbiamo guidato quest'anno, con un turbo lag di 2 secondi e tu esci dal tornantino, sei già in quarta, poi di colpo ti trovi incappottato. Dici, come ho fatto? C'è un E turbo adesso lag. l'erba. Sì, ma 2 secondi fa. Sì, ma ha preso l'erba. Prendo un po' di erba anche la Foidex e la lancia all'interno della Stow, la lancia in volta a Talz, Stam, Morogold e Terrago Lievitato che continuano a seguire. Attenzione alla bandiera gialla nel T3, no! Ritiro da parte di F. F. E di nuovo Virtual Safety Car. Sì. Credo in uscita. Eh sì, errore tipico, preso troppo forse esagerato con il tappetino. No, in realtà dai segni. È uscito dalla Stu, è andato, perso la macchina sul cordolo e è andato Eh sì, dritto nel muro però a me destra. l'aspettavo un po' più avanti. Perché di solito ci sta per il posteriore quando si va troppo largo sul tappetino A esterno. Noi meno invece è che sembrato un po' non ha d'anticipo. preso cordolo interno Esatto. Stava troppo a e praticamente destra. gli ha fatto effetto pendolo, gli ha tirato nel muro. Anche dai segni che c'erano sull'asfalto, dai segni di frenata, erano una posizione un po' strana, tanto anticipata rispetto a dove di solito si va ad impattare. Si va ad impattare di solito nella parte dove già inizia a essere un po' dritto il muro di gomme sulla destra, non è ancora in diagonale. Comunque, purtroppo abbiamo registrato il ritiro anche di F, che ha davvero ben figurato proprio in queste sue finals. Si lancia con almeno a testa Messo. alta, sia dalla stagione che ha corso in Prime, ricca sì di tante delusioni per lui, però comunque anche qualche successo. Sembra che abbia perso tanto Matthew in ripartenza dalla safety car, perché Sì. dalla virtual, che si è ritrovato praticamente nell'ultima S, quando è staccata, gli ha dato bandiera verde, mentre sia Mike che Smokeman erano in piena accelerazione. In quel caso sì che si sente davvero sulla sterza, intanto Davide Selli sempre dalla chat, posso dirtelo per certo perché sì, sto facendo la carriera pilota su F1 2017 senza aiuto e massima difficoltà. Allora, prima di tutto complimenti, bravo, perché io la carriera fu la prima cosa che quittai appena ho preso il trofeo della carriera, basta, non, ma serve di creare le esultanze dei piloti, devi fare la stagione per avere l'esultanza finale. Ora Urra, Fuidex Foidex si è errore. girato? Eh sì, è finito poi a Sì. Prati. Uscita dalla 3, 3. dietro di lui adesso Poz Luca. E mannaggia, peccato, errore era Fuidex che si chiama fuori quindi dal grande duello che c'è lì, dalla settima alla decima posizione. E è una coperta corta, bisogna saperla gestire, assolutamente sì. Come detto, infatti, poi io lo dico da paddista e quindi vale quel che vale, insomma, a livello di sim driver avete decisamente più opportunità voi di definire meglio il livello di un gioco, insomma, hai decisamente più corsa con il pedale, però quest'anno io sento di avere davvero tanta corsa da poter fare con il pad. L'anno prossimo con i grilletti adattivi di PlayStation 5 sarà tutto ciò immagino ancora di più accentuato. E sentivo questa totale leggerezza. Il fatto che comunque anche i piloti con la pedaliera mi riferivano a ciò. Io quell'anno ho avuto il piacere di allenarmi, visto che venivamo tutti e quattro dalla Formula Open e esordivamo in Sport League insieme a Toby Power, Luca D'Amico e Smokeman. Insomma, tre che pistonano, io l'unico del gruppetto a Attenzione, Mauro. sfigatello che non è andato. Mauro Zeta Gold ci prova. Bombardo. No, pure Oh. Mauro Gold che ci prova su Ah, ok. Stemma. Adesso che non c'è più Raffo Idex, forse il gruppo si sta sbilanciando. Ah, Eh anche il sì, ritiro per ritira. Raffo Idex, The credo ai box. box. Sì. Purtroppo termina qui Sì, anche. controlliamo. Guarda, le bandiere gialle sono esposte nel T3. Vado a vedere la mappa. Sì, ai box. The La box, sì. McLaren di Raffo Idex la parcheggia lì, scende in anticipo. Penso con un sorriso, insomma, viste le lotte che si è potuto gustare insieme a Talz e Stam. Che invece restano in pista a battagliare adesso con i due ragazzacci della Pro League, con Drago Lievitato addirittura dall'esterno nei confronti di Mauro Gold, ha provato a lanciarsi nei confronti di Mauro Di Cristoforo. Ritiro anche Deva. per Stefano Canino. Sì, le due McLaren hanno deciso di ritirarsi entrambe i box allo Ah, stesso ok. giro. Per non fare un torto a nessuno. Però adesso abbiamo solo 5 piloti che non hanno preso penalità. Credo l'avessero già, sia Raffo, non ricordo Stefano se Sì. aveva preso penalità. Seppan Raffo, aveva dai. 12 secondi, Raffo Ah, urra. 15. Ok, non notificare, gioco però no.
Forse un po' troppo così. Shill Max Basile, ciao Max. Di nuovo bandiera gialla LT3. Attenzione, o forse il bot che sta Stefano. cercando un varco. Ah, ok, va bene, come non detto allora. E direi che con le immagini possiamo restare sempre qui con la lotta tra Talz, Slam, Muruguay e Drago di Vita. Mentre noi chiacchieriamo, salutiamo il caporedattore Massimo, il super direttore mega galattico del Fit Topping. Magazine. Topping sta Topping con perdendo la Umberto. macchina in uscita curva 4. Eh sì, Inizia a perde il contatto con sentirsi. Umberto adesso. Inizia a sentirsi l'usura. 6 e 5, intanto Smokeman, ok, è ripartito meglio dalla Virtual Safety Car da Matthew, ma continua ad avvicinarsi inesorabilmente. Salutiamo quindi, come detto, il buon Shield 2017, mi ricorda qualcosa, avevo i crampi alle dita del piede per dosare l'acceleratore, anche il 2000, insomma, correre in effetti il 2017 con tutte le difficoltà di connessione, soprattutto nelle condizioni con cui corse Max ad Austin, con quelle difficoltà visive, è stato tanto bello, è bella la Prime. Purtroppo non ho mai avuto il piacere di farla, ma ho commentato, tranne la prima edizione del 2016, l'ho commentata tutta, ho avuto il piacere di viverle da vicino. Ok, la competizione della Master League, il livello clamoroso, lo stress, il fatto che non dormivo la sera per la Sport League, poiché 16, ma che uffa, è stressante, non ci corro più, però no, io ci voglio correre e fare bene, quindi è per quello che ti stressi, ma il clima della Prime, purtroppo non so dire troppo della Pro, poiché anche la Pro è 28 piloti in 2 decimi, quindi quello è più stressante anche della Sport, perché è moltiplicato per 2 in effetti, visto che è al Ci 100%. compensiamo. In effetti. E la Prime invece, sebbene ovviamente la competizione poi ci si gioca al titolo, ovviamente bisogna allenarsi e sfruttare tutte quante le carte che si ha a propria disposizione, tutte le proprie frecce a disposizione, però il clima in generale, il ritrovarsi con Fabio Massimo Castelluzzo, Alessandro Capuozzo, Roberto Belli, le colonne portanti della Premier League, in generale di Formula Italiana Team, i tanti ragazzi che si Drago. ambientano bene, ecco, soprattutto i tanti esordienti quest'anno hanno capito lo stile, lo spirito, e è Drago. stata un'ennesima bella stagione. Mauro e Drago se le stanno suonando soltanto Contatto, con... sì. Siamo visto Mauro mandare a quel paese Drago, almeno l'avatar di Mauro mandare a quel paese Drago di vita. Penso che Drago l'ha mandato per davvero a quel paese. Comunque. Notizia una bomba? Ebbene sì, con la prossima stagione torneremo con il nostro magazine. Così Max Oh. Basile, pam Sì, pam. avevo sentito qualcosa nell'aria. Se riesco L'hanno usato. sarò felice di tentare di aiutare a livello grafico, perché quel nero sul rosso ogni volta la domenica mattina mi spezzavo un po', mi portavo un po' via le diottrie, come le sigle dei... Sai, no, il problema delle sigle dei cartoni animati non era all'inizio la sigla, ma l'immagine quella fissa con il titolo della puntata, che vedevi tutto sfocato, che quella era fatta in pixel art e basta, lì le diottrie le ho buttate in gioventù. Quindi magari cercheremo, se... certo, proverò a aiutare anche io sotto questo punto di vista. Felice che tornerà il Fit Magazine, felice che tornerò a schernire i piloti che non sono stati, che sono stati il flop, ecco, della settimana. Dai, Beh, Max, magari ce la materiale in puoi fare ad più. arrivare nei top 10. Sì, anche Poz, se continua la lotta qui davanti, giusto, Ma in giusto. realtà Poz quasi a Vedo 3 perde secondi di penalità. penalità. È già lì, in lotta più o meno. 6 decimi da Z Pro Mauro, che a sua volta è adesso in zona di DRS con Drago Lievitato. Sicuramente farà ancora più piacere arrivarci in pista nei top 10, però con le penalità post gara inflitte dalla Codemaster, soprattutto con Mauro Gold che ha 9 secondi, quindi è già davanti almeno a Mauro Gold. 5-7 Smokeman da Matthew. Sì, sta recuperando di media 3 decimi al giro. Tanto, grazie, che bello sono arruolato. Ma che bello, ma tra qualche minutino, Ale, Beh, se possiamo... allora Sì? approfitto, faccio la candidatura per un posticino in redazione. Tutti in redazione l'anno prossimo. Ma c'è da Ah, no, correre, cioè qualcuno deve pure, diventare pilota. vabbè, ci sarà tempo. Molto bene. Tra pochissimo, intanto Driver pronto ci segnalano, quindi vi invitiamo Ah, ad sì? andare sul nostro canale Telegram. Sì, vedi che competizione, c'è cioè competizione per aggiornare i punti, per pubblicare Driver of the Day. Va che bello, va che spirito gioviale che abbiamo nei capitali. No, C'è la no, ne hai capito, soddisfazione che perché possiamo questa è offrire. l'ultima gara Ah, dell'anno, non capito. arriva niente. Domani, dopo domani, lunedì, andiamo sul set per competizione, quindi c'è ancora tanto da scrivere, forse ne sarà più leggera, ecco. Non so, in effetti non mi assicuro di lo streaming.
visto che dovrebbe essere il test. 88 più 2, 90 gare su Formula 1, sì. Sono tante. Si fan sempre. Non vedi l'ora che finisce. Più tutte le open, tutte le serate a decidere il regolamento. Dai, noi beviamo. No, no, vabbè, ho contato solo i campionati ufficiali. Senza considerare la open, senza F2. Va benissimo. E allora beviamo e rifiatiamo un po' per un giretto. Ce lo andiamo a gustare on board con Mike e Ale, se abbiamo modo. Io resto intanto con Tals e Stem pronto ad intervenire. Te, se poi, faccio gustare un po' di on board di Michele Scolaro nel corso del 48esimo giro. Lo salvo io, tranquilli, lo avrete nel Blu-ray. Un palese sovrasterzo di Dragon evitato in uscita da Mancos e Beckett, è andato a tagliare la Chapel, l'ultimo tratto di questa serpentina verso sinistra per sua posizione di confronto iniziata pro Mauro. Il gruppo è sempre compatto. Pozzo Luca sta facendo fatica adesso, ha 4, perso 5, un sì? Secondino, sì. Vado a vedere quanti giri in più sulla gomma. È a 21 giri, simile a tutti gli altri, tranne Zeta Pro Mauro, sì. Che ne ha 16, sì. Ci strano, può stare anche magari la gestione al 100, può essere, forse anche questa comunque una prima prova per quello che sarà l'anno prossimo per Luca. Lui già quest'anno si aspettava qualcosa di più della Prime. Lui, che lui vuole rimanere al 50, quindi... diciamo che comunque una passata da 50... da 100 a 50 è relativamente semplice, ma passare da 50 a 100 ci metti un po' a capire la gestione della macchina. Tanto Mauro Gold, primo della Cops, si lancia all'interno di Stem, che chiude senza troppi complimenti. Che grande una sterza di Mauro Gold, contatto sorpresi. Con Drago lievitato, contatto e così non ha funzionato proprio i due. Sì, è stato trasparente, poi appena è arrivato Drago ha detto no. Però bello, vedi, è il caso proprio con Drago Lievitato, disputa nel post gara. Adesso però tu non puoi passare. I due rivali che abbiamo avuto quest'anno in Pro League, una lotta che in realtà non c'è stata troppo in pista, che ci è mancata in effetti. Anche lo stesso Drago si era detto un po' dispiaciuto da ciò, perché ci sono stati sempre talmente tanti interpreti. In effetti ne abbiamo avute poche in realtà di ruota a ruota diretti tra i due rivali dei campionati, perché tra lo stesso Carino e Pozzo Luca c'erano talmente tanti interpreti in Prime che andavano a separare questi piloti. In Sport però abbiamo avuto davvero tanta lotta, soprattutto ad Austin, mentale, tra Raffoidex e Toppinchester, mentre la Master è stata un po' tra virgolette azzoppata dal ritiro di Re, che insomma era leader della classifica, sembrava anche uno dei primissimi lanciati nei confronti di Smoke, insomma ad avere il ritmo di Smoke fin dalle prime gare. Matthew ci ha messo un po' a carburare, poi è arrivato Mike, ma la lotta ruota a ruota tra il primo e il secondo in classifica, nonostante il livello fosse stato altissimo, come detto è mancato, perché il buco di Re è quando sei tutti quanti in treno ad Austin, il pilota davanti a te si gira e tu ti trovi a 1 e 2 dal pilota davanti. Come li prendi questi due decimi e quello davanti al DRS? E quindi la gara è finita. Quindi magari la Master forse è un po' semplice, però più o meno si può riassumere in questo modo la Master che è stata quest'anno, che erano tutti lì vicini, anche con Re addirittura a guidare nei confronti di Smokeman in classifica. E il balzo di Re dalla Master League, l'abbandono ha un po' alterato i valori in campo. Continuano intanto ad alterarsi, a farsi vedere negli specchietti Stem e Tals, con questa volta Zeta Pro Mauro all'attacco della coppia McLaren della Sport League. Questa sera investe Williams e Das. Se ne va un Mauro, ne viene un altro. È un attimo, non abbiamo altri Mauro in loppi. No, mi sembra di no. Non abbiamo altri. No, Alberto, Davide, Michele, Mattia. Intanto Flaminio su Dier Long, la 12ª posizione. Lotta tra commentatori. Sale bene il pilota della Williams nei confronti di Andrea Longagnani. Comunque bella rimonta di Flaminio, come, scusa? Cioè, bella rimonta di Flaminio, che con una sosta in più ha ripreso una sosta lunga praticamente. Sì, vediamo il livello di penalità. Luca non ne ha, però 13 secondi da Poz Luca, no, Luca ne ha solo 3, è troppo lontano anche da Zeta Promoro, che viene passato da Mauro Gold, deve aver commesso un errore, forse Zeta Promoro, forse c'è stato anche un contatto. Sì, confermo, l'abbiamo visto in live, è andato lungo.
Ah, ok, grazie mille Ale, dice, male, non segue, guarda, io mi distraggo e Ale segue, quindi non diciamo qui pro quose. Con allora Mauro, che si rilancia, questa volta lui, si scambiano i due Mauro per inseguire le due McLaren Cioè, questa diciamo sera che scolorite. chi sta dietro Sdem e Tals, viene successo sempre qualcuno. Giustamente, seguendo chi va con lo zoppo impara a zoppicare, seguendo Tals impari ad essere storto. E quindi che Tals è pronto a controllare il sovrasterzo. Comunque è stato anche era un bordo con Mauro Gold, ok, che ha semplicemente girato, immagino, verso sinistra. Non ho sentito, non ho visto più di tante correzioni per cercare di ritrovare il grip. Si è un po' lasciato andare. Effettivamente la velocità è quella lì alla Cops per gestire il sovrasterzo Mauro Gold dopo il contatto con Stem. Comunque, pregevole la manovra. Pregevole Long? Lotta con Oh. Flaminio? Tra commentatori? Cosa combinano i due? Con Long che si era rilanciato nei confronti di Flaminio, nel mentre che Miche sta per andare a iniziare l'ultimo giro di questa quarta edizione con le Fit Finals, gara 2 di 2, ovviamente, questa 100% qui a Silverstone, che dovremo fare qualche conto nel post gara, ma a meno di cambiamenti, di magari qualcuno che si è fermato per montare la soft, no, sono tutti in lotta, quindi nessuno si è fermato, e dovrebbe quindi assegnare il titolo anche di campione delle Fit Finals al campione della Sì, tu, Massariga. Mauro. Drago Lievitato ha fatto un giro veloce, ma è fuori alla top 10. Attenzione quindi a Mauro Gold, che viene sopravanzato da No, no, Zeta Pro Mauro. attenzione, che non è finita. Eh no, c'è ancora l'Hungerstreet per replicare. Mauro Gold qui sull'Hungerstreet. Erano 6 anni fa che si dovette sopravanzare più volte una Red Bull. Non era quella di Zeta Pro Mauro, quella di Amos Laurito. Zeta Pro Mauro che fa un po' di dribbling sul rettilineo principale, si sposta un po'. Forse anche la connessione non ha aiutato troppissimo in quel momento, perché l'ho visto con un'attacca. Però Mauro Gold riesce a risalire in nona posizione. Attenzione, copre. Eh no, è il Mica contrario, è manca. successo. Era Vettel dietro a Verstappen che aveva tamponato. Era... Esatto. dovevano scambiare. Intanto manca un settore e mezzo per Mica per arrivare a Sì. traguardo. Anzi, adesso un Vediamo. settore. Mica dovrebbe fare in tempo ad arrivare prima della possibilità tra Tals e Stem. Perché, ok, i compagni tutto l'anno in sport, ma credo che sia il momento giusto per decidere quindi chi deve stare davanti. A livello di penalità. Sono pari, no, è davanti Tals con 3 No. secondi in meno. Però la lotta in pista vedremo quel che sarà. Intanto Miche esce dalla Vale, va sotto la bandiera a scacchi. Michele Scolaro vince questa gara 2 con le Fit Finals. Impressionante ancora una volta il ritmo, la risalita da parte di Michele. Sta per transitare Matthew secondo, poi Smokeman terzo a vincere questa gara Fit Finals. Arriveranno Alberto quarto, quinto Topping, poi Melissano. E attendiamo la lotta tra Tals, Sdem, Mauro Gold e Zeta Pro Mauro. Le bandiere gialle immagino sono per i bot che stanno facendo cose, Sì. o comunque per i piloti che stanno per arrivare sotto la bandiera a scacchi e festeggiano in maniera colorita. Stanno per arrivare allora sull'Hungerstreet Tals e Sdem per un'ultima volta. Sembra essere uscito piano Sdem nei confronti di Tals. Probabilmente un nulla di fatto, a meno di un attacco negli ultimissimi metri. È decisamente vicino. Va al sorpasso invece Zeta Pro Mauro nei confronti di Mauro Gold, che sale quindi in nona posizione. Poi vedremo le penalità post gara. Mauro Gold prova a rilanciarsi. No, non è così. Vediamo se Tals tenta un attacco alla disperata. Se Sdem, pardon, tenta un attacco alla disperata nei confronti di Tals, nulla da fare. Idem Mauro Gold con Zeta Pro Mauro. E allora anche loro sotto la bandiera a scacchi. Con Tals, E Sdem, Zeta Pro Pozzo Mauro. Pozzo, Luca sì, dovrebbe giusto, vediamo con le penalità. essere a punti. Sì, punti sicuro Cioè, perché o ci vanno i meglio, primi 15. decimo. Dovrebbe sì Sì, infatti, arrivare in decimo. top 10. Allora, attendiamo solo l'arrivo dei due commentatori, tra lui e Flaminio, che credo si siano riscambiati di nuovo le posizioni. Stanno giocherellando i due fino alla bandiera a scacchi. Transitano in questo momento e terminano qui le Fit Finals. Cala definitivamente il sipario su Formula 2020 per Formula Italian Team, a meno di, come detto, eventualmente qualcosa con la Summer League, ma dovremo calibrare bene i giorni, visto che Assetto Corsa Competizione, GT Sport, forse qualche evento anche su Dirt Rally 2.0, stanno facendo la voce grossa in questo seconda metà di maggio. Ci accompagneranno per tutto giugno, poi pausa, direi che ce la siamo guadagnata tutti quanti, noi, voi piloti, voi soprattutto spettatori che ci avete accompagnato. È stato bellissimo leggervi tutti quanti dalla chat, ci siamo gustati davvero dei bei momenti in essenzialmente 2 anni, molto molto complicati a livello di interazioni sociali, quindi ha fatto davvero tanto piacere. Direi che siamo
Vediamo con le penalità un attimino tra Flaminio e Long cosa c'era, poiché anzi giusto Flaminio non aveva le penalità, quindi è arrivato davanti Long, ma nulla di fatto. Allora Miki vince davanti a Matthew Smoken, Alberto Topping, Melissano, Tals, Zed Promauro, Slam, Pozlug a chiudere la top 10, poi Morogold, Flaminio, Dier Long, Mauro Cogano, Drago lievitato 15esimo, chiudono ritirati le due McLaren, Raffoidex e Stefano Canino, la Alfa Tauri di F22 e la Racing Point di Emis 72. Credo abbiamo il tempo per le interviste post gara con i Sì. primi tre. Sì, ok, perfetto. Allora li vado ad aggiungere nella party. E allora avremo tra pochissimo con noi Miche, Matthew e Smokeman. Se anche dalla chat vuole togliervi qualche sfizio, ma che mi avete già domandato tanto in effetti nel corso di questa stagione. È un podio che abbiamo già visto tante volte, ma che fa sempre piacere ovviamente riascoltare. Intanto vediamo dalla modalità mosaico Luca che sta spiegando cose, ma dal labiale non riesco a capire. Meglio. Oh no, ci sta. Ha capito che lo stavamo tracciando, ha tolto tutto. Sacca, stacca. Stacca, stacca. Allora, io vi lascio, vado in party con i ragazzi. E Va bene, grazie mille per il supporto, Ernesto. buona serata a tutti. Ciao. Buonasera. Ciao Dav, buonasera. Sto un po' alla volta. Hai l'amicizia con Miche, poiché non ricordo, oppure se ricordi il tag che ha davanti a. SHZ, te lo invito io, aspetta. Grazie mille, sto cervellando perché dalla live non c'è più, dal Trax non è aggiornato, quindi dico, cerchiamo Miche così vago su PSN. Quante ne troveremo? Ok, l'ho invitato, adesso dovrebbe Grazie mille. arrivare. E allora quindi attendiamo che si unisca a noi allora Michele Scolaro, fresco vincitore quindi di questo secondo e ultimo round con le Fit Finals, come detto, round conclusivo in generale per quanto riguarda Formula 1 2020. C'ha ragione in questo momento Michele, buonasera, com'è andata la gara in generale? Forse anche qualche parola conclusiva su questo capitolo, se ti è piaciuto o meno, visto che siamo essenzialmente al sipario. Buonasera, Buonasera. microfono Michele. Sì, sto avendo qualche problema. Comunque, Sta buonasera. ancora correndo, eh. il primo giro è stato molto figo. Mi sono infilato in un punto all'esterno, ne ho passati 10 a casa, non so cosa stava succedendo all'interno. Comunque va bene, mi sono ritrovato sesto. Poi ne ho passati gli ultimi e poi da lì ho concluso la gara, il passo era buono e con le rosse metà ho gestito la benzina, metà ho spinto e comunque è stato divertente, specialmente i primi due giri. Comunque complimenti a Mattia e Smok e poi per quanto riguarda in generale, sì, è stato molto divertente tutto l'anno. Qualche gara è andata un po' male, però molte gare sono andate abbastanza bene. E ringrazio anche tutto lo staff per avermi fatto correre, perché comunque sono entrato in Spagna e non era mai stato effettuata un'entrata a campionato in corso nella Master, quindi ringrazio per questo. E grazie per i ringraziamenti. Mi personifico un po' in tutto lo staff. Non me ne vogliono Andre e Mark. Non mi prendo troppe responsabilità, però ecco, direi che è stata azzeccata la mossa. Quindi grazie mille. Veniamo quindi al secondo posto con Mattia De Campo. Matthew 99. Purtroppo, magari sono un po' crudele qui. Però secondo per tutto l'anno nella Master, poiché è balzato re e ti ha lasciato questa patata bollente. Al dire dai, ora fai qualcosa e recupera tutti questi punti a Smoke. Però questa sera penso che anche tu ti sei potuto divertire. Essenzialmente è il capitolo finale anche per te su Formula 2020, immagino. O credo in realtà state tra le Noci ed altri campionati. Vi ho visto ancora belli attivi, insomma, anche a te. Quindi penso ti sia piaciuto questo gioco per essere così attivo.
Sì, allora, sì, diciamo che è un po' il riassunto di questa mossa, che non avendo comunque il passo che ha Michele e Davide, ho sempre dovuto fare un po' da outsider, e anche qui alla fine ho fatto secondo 2 volte, quindi è un po' il riassunto. Diciamo che sì, come gioco è divertente, però secondo me ci sono ancora tantissimi problemi da risolvere, che penso non si risolveranno mai fin quando ci sarà con le master. Però comunque sì, diciamo che io ormai Formula 1 lo prendo solo per i campionati, ormai faccio solo campionati, devo dire aver esagerato abbastanza in quest'ultimo mese e mezzo, infatti da settimana prossima torno a fare i miei 2 campionati fino a giugno, poi basta, perché serve anche una pausa. Per quanto riguarda la gara sì, è stata abbastanza divertente, ho rischiato abbastanza in curva 1 perché stavo per girarmi e distruggere anche quelli dietro. E poi non so se ho distrutto qualcuno nel caso, chiedo scusa, però non mi sembra. E sì, sono stati un po' i 4-5 giri caotici come ci si aspettava, visto che comunque i forti partivano dietro e dovevano sbarazzarsi subito per vincere. Alla fine ha vinto chi si è sbarazzato di tutti subito. E comunque Michele aveva veramente un bel passo, sia con le medie che con le rosse. E diciamo che io ho un po' un tabù con le rosse su questa pista, perché anche in massa avevo fatto abbastanza schifo con le rosse, quindi penso di... Non trovavo grip, e fortunatamente Davide ci ha messo tanto a sbarazzarsi del gruppo e quindi non ha recuperato tutto il distacco, però comunque anche lui aveva un passo assurdo, come sempre ormai, e complimenti a entrambi e niente. Molto bene, grazie mille. E poi veniamo quindi al terzo posto di Smokeman 845. Davide, sempre buoni. Davide, noi in live ragionavamo, ci siamo scervellati. Questo conta quello, no? Aggiungi quello, no? Qui sottrae. La radice quadrata. Hai vinto o no, secondo te, le finals? Boh, in teoria sì, perché allora facciamo due calcoli un attimo. Esatto, perché noi ma È ci di un sta il punto punto in per il giro teoria. veloce? Esattamente. È di un punto, infatti, sì, perché avevamo 4 punti di differenza con tu, cioè con Mattia Paul e io giro veloce, quindi io 26, lui 22. Quindi qua abbiamo fatto 4 punti di differenza più io, però ho fatto il giro veloce che dovrebbe contarmi perché ero nei primi 10. Perché l'altro giro più veloce ce l'aveva Drago, però era fuori, quindi dovrebbe contare il mio. In teoria, boh, quindi sì. Buono, quindi voi già sapevate bene dei punti. Noi avevamo trovato sul forum la classifica in una giornata 25-20. Ma aspetta, ma allora vince Matthew. No, perde Matthew di un punto. No, allora vince Matthew. No, tu elevalo al quadrato. Lasciala. Insomma, sono successe cose in live. Sì, no, Come ma mi ha sta? aggiornato anche Patrick durante la gara, che Ah, ringrazio ok. ovviamente. Sì, no, Ah, boh, io non ci ho neanche pensato a questo punto. Ah, No, me l'ha detto che mi bastava bene. un terzo posto, quindi ho fatto il mio, diciamo. Ok, com'è stata la risalita anche per te? Quella curva 3 dove c'era un Madonna. Le Mans Moto 3 Ah, ho tutti capito che... sdraiati. Ah, guarda, è stata una gara veramente caotica, soprattutto all'inizio, che cioè, non ho capito cosa è successo, si sono piantati un po' i piloti in curva 3. Io ho cercato di non romper l'ala, ho perso qualche posizione, però con calma ho recuperato e quando ho superato l'ultimo, che era, mi sembra, o Milissano F, non mi ricordo, ero a 10 secondi da Mattia, quindi ho provato comunque a recuperare, a spingere, avevo un buon ritmo, devo dire, con la media non tanto, ma forse perché ho conservato più benzina rispetto a loro, poi con la soft mi sono trovato veramente bene, sono stato molto costante, forse potevo abbassare di un decimino il ritmo, ma proprio poco, ecco. E niente, dai, sono contento. È stata la mia ultima, questa qua è la mia ultima gara da pilota titolare, diciamo, perché l'anno prossimo non mi iscriverò, ecco. Magari ci penso come terzo pilota, però diciamo che i campionati per me finiscono qua. È stata comunque una gara buona per concludere, ecco, mi sono divertito, quindi questo è l'importante, ecco. Molto bene, grazie mille. Allora, visto che potrebbe essere la conclusione, anche se ne avevate parlato, ricordo già ad Abu Dhabi, anche Alberto aveva fatto questo discorso simile, che del terzo pilota potrebbe aiutare, visto che insomma è un periodo anche storico che non sappiamo, e domani oh, finalmente posso tornare al lavoro, viaggiare e tutto, invece stare chiusi in casa, e è forse troppo il periodo, però la gara più bella allora che hai corso qui sul fitto, quella che ricordi con più nostalgia, che dici guarda quanto mi sono divertito. C'è qualcosa. Beh, la gara più bella direi Brasile della Sport, non so se te la ricordi, con Condovi. Dovi che risaliva con la rossa e poi c'era la lotta apertissima del campionato con Luca, è stata veramente la gara più bella che ho fatto quella.
Poi, beh, ce ne sono anche altre, direi la mia prima vittoria in assoluto in Bahrain. Un'altra che mi è piaciuta, devo dire, quest'anno è stata quella di Francia, perché sono riuscito a recuperare dal fondo, veramente ero ultimo a 20 secondi e con la pioggia sono riuscito a risalire sul podio, quindi è stata bella anche quella. Insomma, sono tante, ecco, quindi adesso mi ricordo queste, ma ce ne saranno sicuramente altre, ecco. Va benissimo, grazie mille. Mattia, te invece la gara che hai corso quest'anno, ma che vorresti ricorrere? Non lo so, cioè per quanto riguardava il passo sicuramente Singapore, che era una delle piste dove mi trovavo meglio, se no Abu Dhabi, che anche lì è stata una bella gara, soprattutto nella fase iniziale, poi la safety car ha un po' stabilizzato tutto. Se no non so, tutte le altre piste partendo avanti magari. E ci sta in effetti, sì. E Mick, invece, per te la pista che quest'anno è stata fatta meglio, secondo te, con le masse? Tu dici, insomma, sei andato decisamente bene un po' in tutte le piste, quindi penso sei riuscito a digerire bene. Personalmente, per te è stato assurdo Russia, perché facevi traiettorie, mettevi le ruote dove gli altri nemmeno ci provavano. Sì, oppure anche comunque Francia è stato bello perché era la prima vittoria, poi partivo ultimo. Mi è piaciuta anche quella. Ok, grazie mille. Direi che siamo allora in conclusione. Ci ha raggiunto Luca. Luca, due parole. Ci sei, Luca? Sì, Chi ti ha niente. scritto su Instagram? Un'ultima canzone. Vai, Luca, vedi nella abbiamo chat di No! Instagram. Ma. Oh no, la chat di Instagram ce ne sono in sospeso almeno una ventina, quindi. Luca, Dici. abbiamo una domanda. Ma alla fine, quando abbiamo visualizzato la modalità mosaico, Sì. quando tu hai staccato è perché ti sentivi tracciato. Tu avevo detto sì. Si è accorto che lo stiamo tracciando. Stanca, stanca. No, stacca, stacca, no, 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 no. Avevo spento, no. Che ho detto, vabbè, tanto non, potrebbe non essere utile la mia immagine in parti. Invece adesso mi accorgo che poteva essere utile. Mi rimanevo dentro in quel caso. Sì, stavamo cercando Molto di bene. leggere il labiale, quindi la domanda vera è: cosa hai detto? Niente, non ho detto niente neanche quando ho fatto la frittata in curva 2, quindi 3. Quindi. Sì, questo è Anche vero, perché che dovevo partivo. dire, è colpa mia, ho sbagliato la staccata. Quest'anno ho fatto due errori, chiudere birillo fuori in curva 1 in Canada e questo, su 30 gare. Può capitare, dai. Molto Spiazza. bene. Direi che allora sul pensiero che corre a Flaminio Acherino possiamo chiudere, visto anche l'annata dove alla regia c'è stato tanto, ci ha aiutato tanto. In generale, di nuovo rinnoviamo, l'abbiamo fatto nei campionati. Ringraziamo ancora una volta tutti quanti i lavoratori, tutti quanti i piloti, tutti i ragazzi che ci hanno seguito dalla live. Quindi direi che possiamo chiudere qui con le Fit Finals. L'appuntamento va sul forum, sui social per restare aggiornati alle live che ci saranno ora che ci trasferiamo sul set corsa competizione Gran Turismo Sport. Probabilmente, forse vedremo se riusciremo a tornare con una Summer League su Formula 2020, altrimenti l'appuntamento per le vetture, le monoposto sarà direttamente al capitolo 2021. Io allora ringrazio Michele per essere stato in questo podcast qui con noi. Grazie Michele, buonanotte. Buonanotte. Vale lo stesso per Matteo. Grazie Mattia, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte. E per Smokeman, grazie Davide, buonanotte. A voi, buonanotte. Salutiamo anche Luca per averci raggiunto e per avermi dato queste bellissime immagini di Topolino Acherino Flaminio. Non so se è una buona cosa, però va bene lo stesso. Eh Buonanotte. sì, perché E Bendy ti sta facendo per aver. un complimento perché Topolino Carino era quello dello stacca stacca. È No, ma un'altra quello sì, è che sono professionista. io che non sono abbinabile, E allora, Bendy, per aver sollecitato questo pensiero, ma in generale per tutta la serata registica. Grazie, Ale, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte a tutti. Perfetto, ci vediamo sui vari social marchiati Formula Italian Team e sul sito www.formulaitalianteam.com. Da parte di Raffaele Nelli per voi Rossi è tutto, anche per Formula 1 2020. E come sempre, a Nana presto solo se fit non è live. Ciao a tutti!